Pianeta Catania, Pianeta Catania, Pianeta Catania, la voce della passione rosso-azzurra. Amici di Pianeta Catania e di Radio Amore Dance 87.8, buon mattino e bentrovati. Bentrovati alla nostra classica trasmissione dedicata alla magia rosso-azzurra. Un saluto da parte di Max Licari. In diretta dalla piscina della Playa, in questo mercoledì 10 aprile, in, co in compagnia. Fra pochissimo di Vincenzo Lacorte. Fra qualche minuto sarà qui in studio insieme al sottoscritto e, eh, come sempre, in compagnia vostra, in compagnia di tutti coloro che ci seguono dalla radio, dalle macchine, dalle, dalle case, dagli uffici e, e sui social. Eh, vedo già. Roberto Meli e Giuseppe Grasso pronti su Facebook sul nostro gruppo Pianeta Catania Group. Come al solito, siamo in diretta anche su YouTube sul nostro canale Pianeta Catania Official. Vedo già degli, degli amici e dei fratelli eh, rossazzurri collegati: Andrea, Gianni, Antonio, Gianluca, Gigi, Anastasio, Nico, Filippo, Emanuele. Ecco, tutti amici. Con i quali dialoghiamo ogni mattina, siamo live anche su TikTok, sul nostro account, appunto, Pianeta Catania. Quindi salutiamo anche tutti coloro che ci seguono su TikTok veramente da ogni parte d'Italia e del mondo. Quindi, grazie per l'affetto la, per che ci riversate ogni mattina, allora. Ragazzi, siamo pronti per cominciare un'altra mattinata dedicata al Catania e ad avvicinarci a quella che ormai abbiamo ribattezzato come la madre di tutte le partite. Perché, purtroppo, per insipienza del Catania, sicuramente il, i rossazzurri dovranno vincere domenica la gara contro il Messina. Una gara difficile perché il Messina, comunque, nel giorno di ritorno sta facendo bene è una squadra tosta, una squadra che, che corre e, e certamente non regalerà nulla come giusto, com giusto che sia, quindi eh, questi ragazzi che provengono da una sconfitta dolorosissima a, a Francavilla Fontana dovranno certamente eh, riscattarsi e eh, porre le basi per eh, la salvezza perché il Catania vincendo la partita contro il Messina si porrebbe in ottima condizione per poter poi chiudere eh, la faccenda nelle ultime due gare, ricordiamo eh, la trasferta di Sorrento e poi la gara interna con il Benevento, eh, qualora ciò non accadesse la, la situazione potrebbe diventare molto molto complicata anche in vista di, che essere, di quelli che possono essere i risultati delle dirette e concorrenti nella lotta per evitare i... Playout. Saluto anche Alfredo Caldarella ehm, che ci scrive: eh, Avrei, da parte della società, imposto la visione della Champions per far vedere come si gioca una partita di calcio. Io dico al nostro amico Alfredo che, come lui ben sa. Non, non seguo il calcio minore, fra l'altro a quell'orario, per motivi professionali, Alfredo lo sa, ma lo, lo sanno un po' tutti: no? non, non posso seguire nulla che, 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 che vada in, in televisione. Eh, però ho visto su, sui giornali stamattina che ieri si è giocata la Champions, grande partita fra il Manchester City e il. Um, e il Real Madrid, però, quello è un altro, quelle sono altre dimensioni. Un altro calcio: noi dobbiamo focalizzarci, Alfredo, sulla, sulla nostra realtà. La nostra realtà è Francavilla-Fontana, a Francavilla-Fontana non si è giocato a calcio, ma non si è giocato a calcio per demerito, soprattutto del Catania, perché a Francavilla non si è mai giocato a calcio, nel senso il calcio che intende Alfredo, no? a Catania sì. A Catania si è giocato anche grande calcio nella, nella sua storia e recentemente negli otto anni che abbiamo vissuto in, in Serie A anche con grandi campioni come il Papu Gomes o, o Topolinic Mascara oppure fate voi perché ne abbiamo avuti, ne, ne, ne abbiamo avuti diversi. Quindi eh, lì eh, il, il, la nostra realtà è Francavilla Fontana, calci, eh, aggressività... Mh, Passaggi sbagliati a, a tre metri e nessuna idea di calcio, quella è la nostra, la nostra realtà. E purtroppo il Catania è, è inserito a, a, a diritto all'interno di, di questa realtà, perché a Francavilla Fontana non ha fatto vedere assolutamente nulla che sia paragonabile con un'idea di calcio. Quindi noi ci aspettiamo che eh, insomma, queste sferzate che sono arrivate in, sett in questa settimana, giustamente eh, dal punto di vista critico nei confronti della, della squadra, possano in qualche modo scuoterla e far comprendere a questi ragazzi che comunque non sono quelli visti a Francavilla Fontana. Eh, perché hanno delle qualità tecniche diverse per la, per la categoria, fa eh, comprendere che, che debbano veramente svoltare in questa, in questa stagione. Fra l'altro, eh, il Catania proviene da tre sconfitte consecutive, Causanza quindi eh, no, non, non può permettersi ulteriori. Eh, passi falsi. Emanuele dice che gli avrebbe mandati in ritiro fino al 28 aprile senza conforto. Allora, ehm, per quanto riguarda il discorso del ritiro, eh, andranno da eh, dopodomani in, in ritiro. Eh, qualcuno dice che si sarebbe dovuto fare anche da, da subito, no? cioè, quindi questi due giorni non, non, li, avrebbe, non li avrebbe concessi. Eh, sono scelte assolutamente societarie no? che, che fa la società. Speriamo che possano dare i propri frutti. L'unica cosa che possiamo dire in questo momento è questa: loro hanno. Il, il termometro della situazione è, è sulla base di quello che hanno visto anche dal punto di vista psicologico hanno deciso in questa maniera. Noi non, non siamo tutti i giorni con, con, questi, con questi ragazzi, però mi permetto di dire che l'idea di Emanuele non è lontana, diciamo da quella, da quella mia, ecco. Perché secondo me questa, questi ragazzi non sono riusciti a, in, in tutta la stagione, sì, quindi sia quelli che poi sono andati via, ma eh, soprattutto quelli che sono arrivati, non sono riusciti proprio a fare squadra. Cioè noi non vediamo una squadra in campo. Quindi magari è più utile stare insieme, mh, ma se poi il gruppo non è... Non è ben cementato, forse è deleterio. Eh, quindi noi determinate situazioni, determinate interrelazioni magari non le conosciamo benissimo, perché non viviamo tutti i giorni. Anzi, non viviamo assolutamente il diciamo il eh, la squadra, no? la vita della squadra. Vediamo un attimino perché questa è, la, è veramente la partita decisiva. Quindi non si può non, non vince vincere. Eh, Simone Castolina mi scrive su YouTube. Dovremmo fare vedere a questi ragazzi i vari messaggi che arrivano da Messina convinti di mandarci in d. Magari così si svegliano questi morti. Eh, io devo essere sincero, Simone, io non guardo a quello che scrivono da, da altre parti, soprattutto i tifosi. I tifosi sono tifosi, possono scrivere quello che vogliono anche a Catania, no? il tifoso eh, che vive emozionalmente no? Le, la, la, la squadra, è legittimo che nell'ambito della civiltà, attenzione... Eh, possa esprimere tutto quello che, che ritiene più opportuno. No? Quindi eh, anche, anche le, diciamo, le, le critiche più dure mh, e soprattutto essere un po' on divago. No? Ma eh, poi bisogna fare delle analisi un po' più articolate, un po' più lucide. Quindi dobbiamo guardare in casa nostra, ecco, dico all'amico Simone: dobbiamo cercare di. Di, di, di tirarci fuori da, da questa situazione noi, senza vedere e pensare a quello che possano fare gli altri. Almeno questo è quello che penso io. Saluto Luis Found che dice: Max, hai centrato il punto, ma a tre gare dalla fine del campionato regolare, se questi giocatori non sono una squadra, è un fallimento clamoroso a livello sportivo. Ma su questo siamo tutti d'accordo, lo abbiamo detto eh, e ridetto almeno per quanto riguarda il campionato perché poi c'è il cammino parallelo in Coppa Italia che non può che essere considerato positivo perché poi alla fine l'hai vinto quindi su quello non ci sono dubbi ma per quanto riguarda il campionato si tratta di un eh, fallimento totale quindi eh, su quello non, 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 ci sono, non ci sono dubbi quindi eh, bisogna assolutamente che eh, da questo punto di vista eh, siamo tutti consci di, di, di quella che sia la situazione, nel frattempo io saluto il magico Vincenzo Anne che è arrivato in studio, ciao Vincenzo buongiorno Max, buongiorno a tutti scusate l'orario eh, sono rimasto il... intrippato nel sequel di un noto film di Ficarra e Picone ah. eh, dopo il 7 e l'8 ora c'è l'8 e il 9 ah, Questo l'8 e il 9 <ride> <ride> Eh, questo è molto molto importante da... <ride> era appassionante ti ho seguito, ti ho seguito sì. durante gli inizi della diretta e, come dire ci poniamo sempre dopo il lunedì duro no? nelle critiche, nell'analisi, nell nello sconforto evidentemente poi ci poniamo il nostro cuore, il nostro cuore di tifoso sempre batte forte e qualsiasi sia la cosa che, <ride> che ci troviamo a vivere nel momento, anche la più disdicevole, naturalmente ritorniamo a, a stravedere per i nostri colori, per il rosso azzurro augurandoci che per l'ennesima volta certo, perché è da mesi che ce lo auguriamo di vedere, di vedere, un, un, di vedere un riscatto un, un, un riscatto che chiaramente non non serve a, a riabilitare chiunque qualsiasi cosa, no? altro che ma che ci faccia stare bene una domenica no? e poi pensare alla programmazione dell'anno prossimo, della prossima stagione. E questa è la cosa più, più importante, Vincenzo, perché poi alla fine bisogna salvare questa stagione e, e cercare di fare tesoro degli errori importanti perché si, si parla in campionato certamente di fallimento. Assolutamente. Perché non può che essere definito così? Perché il Catania sta rischiando di andare ai playout. Quindi, cioè, da, da, dalle dichiarazioni del, del vicepresidente Grella, eh, che parlava di un terzo posto no? come limite, sì. limite minimo, ecco. Eh, eh. E da un fallimento di un secondo posto, sì, vabbè, ma quello, dette dall'ex eh, Laneri. Eh, ma io, quello di Laneri, lasciamo stare. Ormai, cioè, ormai fuori, è passata in cavalleria. Però dico: il, il terzo posto effettivo, terzo, non quello da vittoria no, di Coppa Italia, no, quello non è un terzo, terzo posto. posto effettivo in campionato ah, a allora, sì. rischio playout, non può che definirsi fallimento, soprattutto perché. Il budget messo a disposizione della Pelligra è un budget ma, ma, da vittoria ma, del ma, campionato. Ma scherzio, Quindi, eh, così anche, co, come anche per l'Avellino, attenzione per, la, per il Benevento. Però, se, il se ben... ancora penso che chi ha iniziato il campionato parlava di 2 milioni. Esattamente. Io, mi vengono mi, però, mi viene da piangere Però eh, il Benevento e l'Avellino sono secondi in classifica sì, sì. in questo momento e il Catania è in zona, in zona play Esattamente. Quindi si, si tratta di un fallimento totale eh, per quanto riguarda il. Il campionato, quindi la cosa più importante è salvare la stagione no? Vincenzo Anna certo. e poi far tesoro degli errori che, sono, che, sono, che si sono commessi e, e ripartire su basi completamente diverse cioè bisogna fare esattamente il contrario di quello che si è fatto in questa stagione se si vogliono ottenere dei, dei risultati e mh, io mh, non dimenticherei il fattore infrastrutturale io uh, lo dico perché ieri sì, sì. ho visto un... Su un video. Sui, no? social, sui social il video della preparazione della, della definitiva approntamento della struttura di Palermo. No? Sì, esatto, io lì volevo arrivare. Sì. Cioè, di, di Torretta, sì, che sì, sì. è una struttura minimal, no? Perché si tratta di una struttura per la prima squadra. Cioè, ci sono due campi, no? sì, eh, sì. Quindi un, un centro sportivo diciamo, in embrione, ecco che comunque è. Completo per quanto riguarda il discorso, prima squadra. È la prima sì. volta che a Palermo eh, viene fuori un Palermo centro ha una sportivo. Una struttura eh, propria, organizzata eh, che non sia in prestito. E lì, e lì no, non so, se, se, sembrava che non so cosa fosse accaduto. No? Noi, noi Torre del Grifo lo, lo abbiamo da, da tempo, lo abbiamo inaugurato da tempo, era una struttura certamente migliore, migliore. e diversa rispetto a quella di Torretta. Ovviamente quella di Torretta verrà implementata. Abbiamo capito che acquisiranno, hanno già acquisito, hanno già acquisito terreni, terreno, terreni limitrofi e quindi poi svilupperanno anche per le giovanili un, modulo, un sì. modulo che si espanderà. Ecco, il Catania, deve fare un, un, un processo del genere certo. no? perché non può non avere un, delle infrastrutture per no. potersi allenare, ovviamente, non solo la prima squadra ma anche le. Chiaro, Quindi chiaro, chiaro. io mi auguro fortemente che, dato che abbiamo capito che mh, per quanto riguarda il, il, il progetto faraonico il pro è un po' complicato. è un po' complicato. Cioè il sogno di, sì, di, di, sì. di Pelligra è quello di fare questo famoso sì. centro... Però è, al momento è un po' complicato è, Per vari motivi. Per vari motivi e magari troppo lontano nel tempo, no? almeno quello che abbiamo capito. Poi se, se, se ci saranno dei colpi di scena non lo possiamo sapere. Però, noi dobbiamo ehm, diciamo, fotografare la situazione al momento, no? sì. dato che, che la situazione è questa. Io, noi ci auguriamo fortemente che una volta mh, che l'asta di Torre del Grifo si configuri in un certo modo dal punto di vista economico perché poi deve, deve essere un, un, un affare che debba, che debba anche dal punto di vista di imprenditoriale essere conveniente, conveniente certo. per chi perché non è che nessuno nessun, sia la parola giusta no, nessuno diciamo regala, regala soldi, soldi certo, eh. però una volta che questo mh, avvenga e quindi supponiamo che i tempi non possano essere troppo lunghi ok perché già abbiamo capito che l'iter arriverà a un certo punto ad avere un determinato tipo di mh, configurazione economica no? Del, mm -hmm. de, dell'asta, noi ci auguriamo che, che, che si affondi il colpo e, e si cominci a pensare veramente anche alle, infra, alle infrastrutture. Quindi non solo a cambiare totalmente diciamo, la prospettiva dal punto di vista delle scelte tecniche e dell'organizzazione dell societaria, no? con l'ingresso di nuove figure, il direttore sportivo, tutto quello di cui abbiamo parlato ed è assolutamente necessario e la società ha detto che lo farà, ma, 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 ma che torre del grifo venga, venga acquisita, perché è l'unica strada che noi vediamo in questo momento per poter veramente metterci a pari con chi... In questo momento cominciando a correre e, e non possiamo permetterci di rimanere indietro, avendo una proprietà del genere. Perché, se noi avessimo la proprietà dello zio Turi, eh, lo zio Turi ci dice: eh, Carusi, ma che cosa volete? Io questo posso fare, anzi, che vi ho portato dalla D alla C. Eh, beh, in, in una stagione, in, in una stagione punto, punto e basta allora uno potrebbe dire eh, queste erano le prospettive eh, amen. lo sapevamo ma, certo. ma con una proprietà del genere cioè con, con le possibilità economiche di pelligra eh, noi dobbiamo cercare di metterci a pari con chi, con chi ha, ha, ha le stesse possibilità e sta andando avanti quindi ci auguriamo che al più presto il discorso torre del grifo possa essere sviluppato come è giusto che sia poi vediamo perché è chiaro Torre del Grifo ha solo quattro campi ne abbiamo parlato tantissime volte vedremo poi come cui, si potrà sviluppare la situazione due, di cui solo due a dimensione di una sì. squadra sì, sì. E però poi perché, vediamo... quelli, perché poi c'è il terzo regolamentare, ma pur sempre con delle dimensioni più ridotte, perché lo usavano le giovanili. Sì, no? Però vedremo. perché certo, mh, certo. Però intanto, intanto... Bisogna, bisogna cominciare a mettere un punto. Ecco. Quindi non è soltanto un discorso tecnico, ma eh, quindi di scelte di grella, scelte del direttore sportivo, scelte di tutto quello che vogliamo che sono state sbagliate e bisogna fare in maniera completamente diversa. Però le, il, il discorso infrastrutturale non può essere assolutamente abbandonato. Ecco. Ecco, questo no, lo, no. lo volevo sottolineare perché ieri vedendo quel servizio relativo a, a, a Torretta ho detto: Ma guarda lì con, con, con un centro sportivo, con due campi. Eh, praticamente sembra che, 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 che sia stato inaugurato il centro sportivo del Manchester City eh, cioè, eh, a, a Catania con Torre del Grifo. Che saremmo già tre volte più importante rispetto a Torretta con tutto il rispetto e noi siamo in, que in queste condizioni non è possibile certo. non è possibile no, quindi no, vabbè, no, è, questa è l'idea che, che mi sono fatto io poi se in Torretta, futuro il, il presidente Pelliga che dato che è il suo mestiere vorrà eh, costruire un centro sportivo importante da zero, da zero dalle av avendo le possibilità nel tempo ovviamente quindi nel tempo ci sarà questa possibilità e magari adibire Torre del Grifo ad altro oppure a un centro sportivo solo per le giovanili, tanto per fare un esempio, no? e quello, quello lo vedremo fra, fra qualche anno. Per adesso noi siamo nelle condizioni di allenarci a, al cibalino e non è possibile. Io, io devo essere sincero, io non, io non concordo sul perché io ho sentito anche Grella, no? Io non concordo sul fatto che il Catania possa in questo momento accontentarsi di, alle, di, di, di potersi allenare a Torre del Grifo. Eh, scusa, no, al Cibalino Secondo me, anche, anche dalla prossima stagione bisogna trovare diciamo, una, 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 soluzione soluzione una soluzione alternativa. Sì, Quindi, sì, sì. però, per, queste sono le idee che, che, che mi sono venute ieri, no, eh, vedendo questo, questo, questo servizio, servizio sì, 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 sì. no, perché poi c'è eh, Gravina, Con i complimenti, solito... i complimenti del, della UEFA, c'è. Ma è giusto, attenzione, carità, è giustissimo per perché dal punto di vista del marketing è giusto fare. Ma perché, però... ma perché in ogni caso si è aggiunto qualcosa di nuovo al fatiscente parco di strutture siciliane? No? Quindi, un plauso va sempre a chi eh, organizza del nuovo, chi diciamo, mette a disposizione nuovi campi, che poi siano esclusivo eh, come dire, appannaggio della prima squadra rosanero. Questo è un altro paio di sì. maniche. Due strutture, due campi. Due campi sono un buon viatico per far lavorare la prima squadra con serenità, serenità che è spesso mancata durante la stagione. No? Ricordiamo le tante volte di cui, in cui le lamentele degli allenatori si sono fatte sentire al riguardo, no? Cibalino di cui si è lamentato questa problematica delle misure, delle, delle, della mancata possibilità di allenarsi come, come ci si deve no? sì. poi figuriamoci: delle strutture permanentemente a disposizione della prima squadra consentirebbe anche di giocare amichevoli e, e quant'altro utile per una preparazione, sì. per una, sì. come dire, o per una ripresa di allenamenti sì. in un certo periodo di stanca o di, o di, fez, di festività. Insomma, ci sono tanti, sì. tanti scenari che si aprono, è chiaro. Il nostro amico Turi Castellana, ma anche Mauro Vaccaro, giustamente, perché è, questo è un, è un rilievo assolutamente corretto, dicono: sì, però uh, Torre del Grifo è in questo momento un centro completamente da, 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 in disuso. Da, in quindi. Disuso, quindi dice, non, so, non, sappia, martirizzato. Martirizzato, ecco, non, non sappiamo se l'investimento è conveniente a quelle che sono le nostre... Non è eh, che ci sono problemi strutturali, no. ci eh, sono problemi di applicamento. Di diciamo di... io, io comunico quelle che sono le nostre sì. informazioni certe, cioè quelle che noi abbiamo preso e di cui siamo certi, non quelle di cui non siamo certi. ok. Eh, la realtà è che è vero che Torre del Grifo in questo momento, come dice il buon Vincenzo, Han, è un centro sportivo in disuso e quindi martirizzato, martirizzato ecco. ma martirizzato. è un centro sportivo con delle strutture ben, ben, ben solide, sì, direi. Eh, molto solide. <ride> che eh, con un investimento congruo che eh, a quello che abbiamo capito, si aggira Pelligra la, lo, ha, lo ha quantificato intorno ai 10 milioni di euro. Sì può essere portato a, a, a nuovo sostanzialmente e, e rispondendo a Mauro che dice che eh, Torre del Grifo è un eco mostro. Eh, mentre Torretta è un impianto eh, ad impatto zero, cioè quindi ampliabile per il futuro, si può portare Torre del Grifo con questo investimento al livello di torretta nel senso come impatto ambientale, e certo, come certo. Eh, efficientamento ma, energetico, ma eccetera, eccetera. è più pensabile che dei nuovi lavori Quindi, non, non punti, esatto. no, a questo discorso. Quindi, con quel tipo di investimento, eh, Torre del Grifo può essere portato ai giorni nostri. Eh, poi è chiaro che il problema principale sono i campi, giusto? Quindi lo spazio. Però, però eh, quello non sarebbe un problema. Fra l'altro, pellegr è del mestiere. Okay. quindi già, già partiamo da un, da, un, da, un, da, un, da un vantaggio importante quindi quella, quella, quella struttura può essere riportata a nuovo e diciamo, modernizzata con quel tipo di, di investimento e con, con, con 10 milioni poi è chiaro che bisogna capire se, perché l'investimento di Torre del Grifo può essere conveniente perché eh, tu lo, lo puoi incamerare a una cifra non, e, non eccessiva, cioè intorno ai 10 milioni massimo, no? 8-10 milioni. Quindi, se tu con, con una ventina di milioni hai a disposizione un centro che poi ne vale 60 una volta ristrutturato completamente e certo, certo. portato a norma, efficientemente energetico, tutto quello che in questo momento c'è a torretta, sostanzialmente però in dimensioni così. più ridotte, e noi abbiamo già un centro sportivo discreto, ovviamente non, non il centro dei sogni di Pelligra, perché i campi sono quelli che sono, però già siamo a metà dell'opera e adesso siamo a zero. E quanto dovremmo aspettare per, per vedere, ah, prendiamo, prendiamo i terreni, ma i terreni ci su, i terreni non ci su, poi costruiamo, poi non costruiamo? E allo stato attuale già è passato un anno praticamente, no? e praticamente ci avevano detto che insomma, si, si erano, la, la società avesse già quasi chiuso per determinate situazioni, a, annesima e invece purtroppo pare che poi ci, ci sia stato un, un, un ripensamento. Quindi cioè, alla fine eh, dobbiamo andare sul concreto, e il concreto in questo momento è la struttura che abbiamo. È vero che è abbandonata e che ci vogliono un sacco di soldi per, per eh, ristrutturarla, ma Pelligra lo può fare se la, la, la potrà acquisire a una cifra, a una cifra eh, conveniente, eh, no, questo è quello che, che dico io. Eh. Tra l'altro, Torre del Grifo aveva anche delle soluzioni davvero avveniristiche, no? delle soluzioni anche. Risparmia, risparmia, diciamo appunto mostri, eco mostri, come diceva prima, mi sembra Mauro Vaccaro. No? Sì. Che sono quelle del parcheggio sotterraneo ai campi, che è una struttura veneristica. E un grandissimo parcheggio nascosto praticamente allo sguardo, e poi quel fatto della doppia tribuna. No? Che la tribuna, il tetto dell'una dell tribuna diventa un'ulteriore tribuna. Sì. Godibile per sedersi dell'altro campo, no? del campo 2, eh, nei confronti del, del tetto del campo 3. Soluzioni che tu non trovi in giro, che all'epoca già furono molto, molto ben viste da, da, dagli ingegneri, da, insomma, sì. dagli addetti ai lavori. E quindi, in quella cifra di 10 milioni a disposizione. C'è spazio per fare qualsiasi innovazione di tipo tecnologico avveniristico. Non c'è dubbio su questo, Emanuele Moschella vuole, vuole, cioè, lo fa apposta. vuole che io scleri sono le. Di le 8 no, no, aspettiamo <ride> ancora un po'. No, no, ovviamente scherzando. Ci avevo no? tentato subito io dicendo 8 e il 9, ma no. non, non ho avvocato, Max. No, perché mi dice perché non rispieghi la, la regola infatti, dei play out, <ride> infatti, infatti. Eh, ieri, ieri è stato oggetto sì, di tanti nostri piacevoli sì. commenti qua, guarda io faccio, sic chat. siccome, siccome non, voglio, non voglio sclerare ma non è nostro ovviamente scherzo no? eh, qui abbiamo Vincent Swan vabbè, che poco da dire. aveva studiato questo regolamento già poco, mesi vabbè. fa e non ne avevamo parlato no? E, ieri quelle, quelle diciamo butade che sono venute fuori ieri, veramente mi hanno fatto sclerare. Perché, dico, dopo mesi e mesi che noi parliamo, perché abbiamo studiato il regolamento che è assolutamente consultabile. Nella pagina lì, nel, nel sito della Lega, della, della Lega Pro, e ancora dopo, dopo zimmisi si, si continua a parlare 8, 9, 10, eh, cioè, tra francamente mi sembra qualcosa di, di abnorme. Tra l'altro, è un equivoco fondato su cosa? Perché il regolamento dello scorso anno è identico, era identico, quindi da dove? Da, da, da che cosa? Puntualmente poi ribadito. Dal, dalla, dalla normativa che esce un po' in ritardo, ma perché, evidentemente, nella prima parte del campionato non si può pensare ai playoff e ai playout sì. ogni anno la normativa esce, è, uscito... è uscito. Mi sembra il 25 marzo il 25 è recentissimo. Marzo. Quindi è consultabile è la parte replica, di tutti. Ed è la replica bene o male del regolamento dello scorso anno. Sì. Quindi da dove si è uscito fuori quel discorso davvero mi è misterioso. No, fra l'altro ieri lo abbiamo letto il regolamento, quindi è chiaro sì, sì. che diciamo, i, i punti di distacco debbano essere più di 8, quindi, dubbio, eh, quindi da, da, 9, da 9 in su. Quindi non c'è dubbio su questo Emanuele. Quindi. No, senza poi, sclerare, perché poi, e ieri, perché poi diciamo. ti dico una cosa, no, Vincenzo: perché poi a Catania siamo eccezionali, no? sì, sì, sì. ma penso non solo a Catania, un po' dappertutto. Ieri ancora mi arrivavano messaggi no? uh, del sito tal che scriveva: Sì, ma questo sito scrive, eh, ma questo sito? No? Poi dice: Sì, però un dirigente, eh, un ex dirigente del Catania ha detto, ah, sì, sì. Eh, ha detto che invece sono 8 più, ma io no, con no, tutto. No. Non avrebbe mai potuto fare un errore di questo. Io, io Quel penso, tal dirigente. Il, il dirigente di cui si è parlato, di cui noi conosciamo perfettamente ed è veramente un grande dirigente. È, è la Cassazione. E la, non potrebbe mai aver fatto un errore del genere perché, perché lui conosce i regolamenti e sa leggere in italiano. Ma, no? okay. Quindi, eh, cioè, ma, ma tu sei sicuro? Ma Carusi, non è questione di essere sicuri. Basta andare sul sito della Lega, scaricare come abbiamo fatto noi il regolamento e leggere. <ride> cioè, punto, se... 9, punto 9. Punto 9. <ride> e, 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 non, e, e non ci sono dubbi perché è scritto in italiano. Sì, sì. Detto ciò, grazie, Emanuele. <ride> cioè, ah, ah, come vedi, abbiamo un sorriso. No, mentre Filippo De Franco, Filippo da Stoccarda, ci, ci scrive: Caro Sanza, avete letto quello che è successo ieri ai giocatori del Crotone? C'è un, un articolo in adesso... pagina. Incredibile. Adesso andiamo a... Dei, a dei tifosi assaltati mentre erano a prendere il sole, praticamente incredibile! Eh sì, eh... Veramente non c'è più limite, eh... alla, alla follia di questi tempi. Sì. Paolo ci chiede se poi il del grifo si possa acquisire attraverso trattativa privata. Uh... Qualora le aste mandassero deserte. Io penso che sì. Sì, mi risulta, su, di, sì, su, mi risulta su, di sì. Però prima bisogna vedere queste aste. Le regole sono regole, ci mancherebbe altro. Quindi va bene. Eh, salutiamo anche Simone Monteleone, Mario Finocchiaro, Liotrini eh, Etnei, eh, che ci parlano un po' anche de, 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 del fatto che questa, questa problematica relativa al, al, alla normativa playoff è alimentata anche da da quello che si scrive io devo essere sincero purtroppo eh, in qualche caso è anche vero cioè, quando si scrive per esempio sul giornale o, o, o si, 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 si parla in radio si scrive sui social a parte di testate prima sarebbe bene diciamo, informarsi e leggere il regolamento giusto poi, sì. una volta fatto, cioè non affidarsi solo al sentito Dio, oppure al, 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 al collega che ti dice sì, ma Dalia, che questo dirigente ha detto così. Quindi, siccome è, 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 oro, colato. è oro colato, magari ha, ha, non ha inteso bene, ecco, è ha, normale, è normale. Ha, ha sbagliato a, a, ad interpretare. Bisogna leggere i regolamenti prima di poter parlare. Cioè, io, noi lo abbiamo fatto, ma stiamo parlando di mesi fa sì. con Vincenzo Anne, che è un lettore, eh, un lettore di regolamenti fra i più importanti che esistono es, in questo momento in, in Sicilia, anche perché lui, diciamo, per deformazione professionale, no, Vincenzo è molto attento a queste cose, no, a contratti e, cose, sì, e regolamenti sì, sì. e cose di questo genere. E quindi, non, 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 non potevano esserci dubbi. Ieri, Aspettavamo quello attuale ieri, che è già ieri, uscito ieri. I nostri amici e fratelli mi hanno fatto dire dubbi ma lui io gì male questi discorsi di, se, poi c'è anche quella carica quel pathos quel anche momento. se l'italiano lo so leggere certo, certo, certo. quindi sono andato a ricontrollare certo. giustamente ed era invece vabbè infatti, discorso, infatti. discorso chiuso Daniele Sicilia che salutiamo con affetto eh, dice Daniele eh, Torre del Grifo, per quanto è grande, può benissimo autoprodursi corrente installando pannelli fotovoltaici su tetti del polifunzionale. Sì, ma eh, infatti quando parliamo di efficientamento energetico, Daniele, parliamo di questo, questo, cioè quella cifra, quei 10 milioni di cui si parlava, comprende tutto, cioè rendere... Torre del Grifo un centro moderno dal, soprattutto da, da quel punto di vista, cioè soprattutto dal, dal punto di vista dell'efficientamento dell energetico, perché quello è il problema di fondo, no? poi ci sono tanti altri problemi, poi bisogna ristrutturare le, le varie parti che sono in, eh, in, purtroppo, purtroppo in disfacimento, le, le cioè, vedevamo negli ultimi mesi, anime, però anime. quello è il problema di fondo, cioè si può portare, come dice il, il nostro amico Mauro l'ecomostro fra virgolette cioè un centro sportivo nato vecchio quando è stato inaugurato cioè è stato inaugurato un centro sportivo praticamente vecchio eh, eh, in, 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 un, in, un, in un momento storico in cui già si era avanti 30 anni rispetto a quella, a quella, a quella situazione eh, soprattutto per quanto riguarda l'efficientamento energetico certo, certo. però si può Rimediare, certo, sì. ci vogliono le risorse. Ma Pelligra queste risorse è ce un le problema, ha e non è un e le competenze. E per le competenze il perché... know-how know per, esatto. per fare bene e perché è il suo mestiere. Certo. Quindi, per questo io mi permetto di dire: mi auguro che si possa giungere al più presto a, a questa accordo, soluzione, sì. perché fino a un anno fa io ero convinto perché si può cambiare ma idea? no? Io ero convinto sulla base di quello l'ordine di quello sentito sì, che sulla ho base sentito. di quello che diceva Pelligra, di quello che diceva anche la società, che. Insomma, si fosse in situazione avanzata anche rispetto alle, alle notizie da fonti importanti che ci arrivavano, eh, che si fosse in, in, in stato avanzato eh, per quanto riguarda l'acquisizione dei eh, terreni. Quindi io pensavo che questo centro sportivo di cui parla per l'Igra spesso, il nuovo centro sportivo, potesse essere una realtà. Diciamo abbastanza vicina nel tempo, non vicinissima, lo, lo sapevo che ci, ci, ci volesse qualche anno, ma che, che, che questo avanzamento stesse andando di pari passo. Invece, poi ci siamo accorti che così non è. Se così non è, eh, ragazzi, non è che possiamo aspettare vent'anni. Se così non è, eh, eh, noi abbiamo già una struttura pronta: quattro mura, quattro mura tutto quello che c'è dentro sarebbe della, della, della società. E quindi a quel punto eh, intanto, intanto me, me, mettiamoci al sicuro, poi dopo in futuro si vedrà, cioè possiamo anche migliorare. Bueno, questo è quello che penso io, Vincenzo. Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Tra l'altro, proprio perché il, il centro dispone di un ampissimo parcheggio sotterraneo. Nulla vieta che qualche porzione si possa ricavare, chissà, anche dall'altro parcheggio, chi lo sa, per un futuro. Poi là c'è tutto un discorso di destinazioni d'uso e quant'altro che bisogna valutare col comune di Mascalucia, territorialmente competente. Però, intanto, avere quei quattro campi disponibili, messi a nuovo, riammodernati, i pannelli solari di cui si parlava. Tra l'altro, adesso c'è anche una tecnologia. Ancora più avanzata che quella là dei pannelli laterali. Adesso si possono mettere anche i pannelli a pareti. Sì. E, e avendo il Catania parecchi corpi di fabbrica nel centro, ha un, anche un'ulteriore sì. strada da poter sfruttare. Sì. No, fra l'altro, Quindi... Mauro eh, parla di, probabilmente di uno dei problemi più grossi di torre del Grifo: cioè Limu, Limu o Comune di Mascalucia. E, e per perché... questo è un eco eh, no, No, nel senso che ha ragione eh. perché. Anche lì fu, fu fatta una, una, una follia. No? Sì. Se tu acquisisci il tuo Grifo, è chiaro che devi fare un discorso importante con il comune, perché non, non è possibile. Cioè, bisogna sistemare anche dal punto di vista burocratico quelle cose lì. Perché non è possibile che tu. Possa pagare di IMU la cifra che non è mai stata non è, pagata, esatto. non è mai stata pagata dal, dal vecchio Catania. Ecco, diciamo. cioè perché c'era una cifra monstra da pagare che non è mai stata pagata sostanzialmente, ma che è una cifra che è, è improponibile. No? Perché la destinazione d'uso di, 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 di determinate strutture all'interno di, di Torre del Grifo è rimasta in un certo modo. No? Ricordiamo l'albergo, eccetera. eccetera. Lì bisogna fare anche un discorso burocratico con il, con il comune di Mascalucia, ma non è che non è ci possiamo occupare noi. Cioè, se, se si deciderà di, di, di acquisirlo, si penserà anche a questo. Queste sono cose talmente tecniche, talmente, come dire, talmente lato società che, evidentemente, qui il tifoso c'entra fino a un certo punto, no? È chiaro, sono cose di convenienza che devono essere valutate, sottoposte e negoziate, senza dubbio. Sì, sì, sì. Va bene, eh, Antonio Giuffrida va fuori tema, dice ma volevo sottolineare che alcuni problemi di questa squadra sono dovuti a malumore e tensione tra i giocatori, aggiungo, ma non posso rivelare la fonte che alcuni giocatori si sono alzati le mani. E Queste cose si sentono di anno in anno. No, dico, in tutti gli spogliatori accadono magari cose del genere, sappiamo no? se sappiamo... Le abbiamo sentito anche l'anno scorso sì. quella meravigliosa cavalcata. Sì, eh, però... Detto questo sono dei professionisti sì. che devono sempre lavorare in ottica squadra. Sì. Di... I dissensi ci possono sempre essere, poi il fatto di venire alle mani non lo so, penso che la società sarebbe intervenuta diversamente. Mario Finocchiaro dice ma Vincenzo te lo, te lo, può, te lo può portare un preventivo per l'installazione <ride> del fotovoltaico a sua casa? <ride> No, ma Vincenzo sarebbe anche capace, eh? non... <ride> abbiamo tanti amici qua. Basta, basta proporsi, ti arriveranno tante proposte. Giustamente, Giovanni Strazzeri dice: Max, la società ha un paio di anni di vita, diamo tempo al tempo. Siamo perfettamente d'accordo. Però bravo. il discorso, io, io, io questo ce l'ho molto chiaro, Giovanni. Si parlava però di futuro immediato. Quando, quando parlo di tutto e subito, certo. dal punto di vista tecnico, non, non, lo sappiamo perfettamente che non è possibile. E, e, ci sono annate che, che, che nascono male, non, non si può sempre vincere, eh, ci sono tantissime situazioni che, quindi, eh, di cui noi siamo consci, però dal, il discorso strutturale, infrastrutturale è diverso. Se, se uno si accorge che una strada non spunta e eh, deve trovare delle, delle alternative, deve essere concreto e in questo momento l'alternativa la, più concreta è quella. Poi, magari non lo so, domani la società ci dice: Ragazzi, abbiamo acquisito il terreno a, a Nesimi, sotto traccia, li abbiamo eh. preso in giro. Eh, da domani cominciano i lavori per il, per il centro sportivo. Fra un anno avremo tutto e vi abbiamo buggerato e, mm. e noi faremo gli, gli come... applausi. Eccetera, eccetera. Però al momento non ci risulta. Quindi come, questo l'ho il... sentito in diretta sul campo di Nesima l'anno scorso, potrebbe dirci il presidente Dammonetato, dice domani arrivano i macchini. Era naturalmente più magri, si intendeva il movimento terra, le sì. ruspe e quant'altro sì. no? va bene. Eh, torn tornando invece al discorso tecnico, no? perché io ci tenevo a fare questo discorso perché mh, ieri quel servizio su torretta un po' mi ha, mi ha lasciato il magone, no Vincenzo? Perché sì. noi eravamo anni avanti. Eravamo anni avanti rispetto a Palermo, eh? anni avanti, anni, anni, decenni avanti a Palermo. Tra l'altro, il suffisso torre esatto, ci è, sì. proprietà. E, <ride> e invece adesso siamo indietro: assolutamente sì. Adesso siamo a rincorrere le soluzioni. Seppur quel centro sia un centro diciamo, minimal, con, con due campi, in questo momento siamo dietro ed eravamo avanti anni luce. Eh, ragazzi, non è possibile. Quindi noi dobbiamo vedere quelli che, che in questo momento sono meglio di noi, non quelli che sono peggio. Quindi, quindi, per questo ho voluto fare. Adesso torniamo al discorso tecnico. Perché il nostro amico mi diceva: Ma eh, vediamo un attimino quali, qual è il calendario. Perché queste tre partite che aspettano il Catania non sono partite facili. No. Eh, anche a livello di motivazioni delle squadre che noi andiamo a incontrare Ovviamente. ed ha perfettamente, ed era quello che temevamo due mesi fa, Ragione. un mese fa, perché ogni volta abbiamo sempre detto: Prima ci togliamo il pensiero e più ci togliamo dalle pastoie delle squadre con l'acqua alla gola o no? con le squadre con motivazioni e quant'altro. Free dice che in questo momento sul sito della Lega DC il regolamento è quello dell'anno scorso, no no no. no, 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 non è vero cerchi con attenzione anzi ora poi ti do i riferimenti fammeli cercare che ti do ti do il numero del comunicato e la data di emissione no no no, tranquillo è uscito a fine marzo perché ogni anno esce in questo periodo quello dell'anno scorso era uscito a marzo cioè quello, quello che noi abbiamo, che sì, abbiamo sì, sì, consultato sì. è quello di quest'anno quello, quest quello che mh, assolutamente è quello ora tra un po' ti do il numero del comunicato e la data sì, sì, assolutamente. così puoi verificare perché è giusto non è semplicissimo. Se uno non ci bazzica sopra, eh, non è semplicissimo trovarlo. Però, Tuttavia, tu io ti do il numero. Eh beh, sì. Anzi, ora se Max ha ancora qualcosa da leggere, te lo do subito. Sì, sì, no, a livello di, di motivazione delle squadre che noi andremo a incontrare, cioè il Messina, il Sorrento e il e Il benevento ha ragione, hanno ragione i nostri amici quando dicono: eh, ragazzi, non è che il Catania può pensare di avere delle partite facili di, 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 da, da giocare con squadre che non, non hanno obiettivi, perché il Messina, eh, comunque eh, praticamente si è salvato con la vittoria sul Monterosi, no? Però comunque quel punticino, no, no Vincenzo, sì. quel punticino ancora per la matematica, certezze, ancora potrebbe, potrebbe cercarlo, no? Sì. E poi è una partita molto sentita, certamente non, non, regaleranno, non regaleranno nulla. No, eh, il Sorrento in questo momento è in una situazione in cui lotta per entrare nei playoff questa è la verità delle eh, cose esatto, eh, quindi, quindi non è che può venire a Catania no. ah, eh, a regalare a regala... no, no, il Catania va a Sorrento giusto, cioè, non è, non non Sorrento, è che, che può regalare qualcosa al, al, al Catania questo campo di Sorrento che <ride> evidentemente non ci è tanto dobbiamo, dobbiamo cercare di trarre il massimo per quanto ci riguarda eh, quindi... perché anche con i tre punti contro il Messina la, 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 la serenità assoluta non c'è no? dobbiamo sempre avere un punto meglio due, un sì. punto meglio due, no? Per sì. essere a meno di delle altre squadre, sì, non lo sì, so, sì. questo è chiaro, non è che possiamo guardare alla finestra. Allora, il comunicato eh, di cui, con, in cui si parla di campionati play off e play out della stagione 23-24 è il 190 eh, barra, cioè, slash div, ovvero diversi, comunicato numero 190 del 25 marzo 2024. 25 marzo 2024 è uscito il comunicato numero 190 in cui si, si descrivono le regole dei playoff e dei playoff e che recita che appunto bisogna che, sì. che, che ci sia punto siano, 9, ci può punto punto 9 eh, che il, eh, la distanza debba essere superiore agli 8 punti Infatti. non superiore o pari, o pari a 8 punti sì, quindi sì. è molto molto chiaro è incontrovertibile a meno che poi chi l'abbia scritto no, Vincenzo non, non, non conosca l'italiano <ride> non lo so poi quello non, non, lo, non lo so, però mi pare, mi pare un, po', un po' difficile. No? Eh, no, no. Eh, dicevo, il Messina e il Sorrento lotta per i, i playoff play e, e il Benevento lotta per il secondo posto. Poi è chiaro che all'ultima giornata bisogna vedere se il Benevento è già sicuro del secondo posto oppure no, non può più raggiungere l'Avellino. E quindi, quelle, quelle ma motivazioni. Se, ma se all'ultima giornata il Benevento è nelle condizioni ma certamente, ma certamente. di poter raggiungere il secondo posto, è chiaro che non potrà venire a Catania a regalare, a regalare punti. No, no. E quindi, eh, sono, sono partite difficili. non pronosticabili oggi, chiaramente. Tutto va vissuto, e quindi lo scopo sarebbe quello di fare più punti possibili, sicuramente almeno 5, io direi, per la tranquillità. Giuseppe Ranzuso ci ricorda che la partita con il Sorrento si gioca in campo neutro: è verissimo, giusto, perché giusto. Tutta la, in tutta la stagione il Sorrento ha giocato a giusto, potenza. Sì e quindi con 100 spettatori però ragazzi 100 spettatori 1000 spettatori il Catania Queste è la forza della squadra eh, anche, il della Catania Bersana. finora queste partite le ha perse praticamente tutte quindi non è che possiamo sperare a che fosse siccome... con un supporto dei nostri tifosi sì. un supporto importante tifosi, a volte l'abbiamo eh, ma io, io faccio un esempio no? a Padova poi è successo quello che è successo attenzione quindi quello è, in, è assolutamente ingiustificabile no. ne abbiamo parlato tantissime volte no ma se noi andiamo a fare una considerazione sul primo tempo, il no? primo tempo pessimo del Catania, uno dei peggiori della stagione: il Padova poteva farci quattro gol e non poteva fare, polpette, poteva fare certo. polpette del Catania. Okay? Certo. E a Padova, in, quel, in quella struttura che io ritengo fatiscente, attenzione, eh? sì, sì. E... quanti tifosi del Catania e quanti tifosi del Padova c'erano? Praticamente eravamo alla pari sì, in trasferta pari. e in una finale di Coppa Italia: assolutamente. Finale di Coppa Italia, quindi cioè, è una, una finale importante, non in caso per chi, per chi in Serie C è una finale importante. Eh, finale in casa, il Padova in casa, c'erano 1.500-2.000 eh, tifosi del, una del Catania e, e, e praticamente tanti, altrettanti del, del, del Padova. Sì. Il Catania nel primo tempo praticamente non ha toccato palla. sì. sì. E praticamente giocava quasi in casa. Sì. Questa sì, è la realtà sì, delle cose, il del pubblico lasciamo stare. A Francavilla, Fontana c'erano 300 tifosi del Catania. E, siamo e ce ne potevano essere quando? 800, 700 del, 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 della, della Virtus Francavilla. Di che stiamo parlando? Cioè, non, eh, sì, giochiamo in campo neutro, però finora questi ragazzi non hanno dato, non hanno dato non nessuna dato dimostrazione. Di, eh, quindi, di... cioè, eh... a maggior ragione al massimino. massimino, dove puntualmente ci sono state 16.000 persone e veramente abbiamo preso certe imbarcate da paura. Quindi. Va bene, ehm, Filippo Gugliano dice che Pelligria prenderà Torre tor Grifo quando il prezzo si, si abbasserà alle prossime aste, io ne sono abbastanza certo, convinto. Certo. Non questa Sa ancora, non questa di cui è stato decretato lo svolgimento, ancora è alto. E il nostro amico Concetto Colombo dice che nel comunicato, eh, qui non sta parlando dei punti, attenzione parla del discorso che abbiamo fatto tantissime volte no? relativo alla posizione dice che nel comunicato eh, non è chiara la dizione in posizione utile per fare play out cioè quella, quel, quel famoso discorso in cui si diceva Ma se il Catania arriva a quint'ultimo ma non fa il play out perché ha più di, più di otto punti quindi è salvo è salvo matematicamente eh, dice non è, non è chiaro però questo discorso se poi può andare a fare play off No, Vincenzo, se secondo te non è chiaro in questo, in questo senso il, questo comunicato? Allora, per me è chiaro perché una volta matematicamente salvo tu non hai più nulla a che fare con la retrocessione. Se sei salvo non sei retrocesso. Quindi, assolutamente, se addirittura non si svolge la gara, sì. Ma poi voi ci, avete ci, superato ci, questa problematica. Ci siamo no? informati, eh, però non in maniera ufficiale, no, attenzione, non, eh, per iscritto, non, non abbiamo nulla per iscritto, quindi non è, è un'informazione ufficiale, no? però eh, è ufficiosa. Eh, ci hanno detto che, <ride> che, che è così, quindi eh, questa è la, è la, è la situazione. Sì. Perché ancora qualcuno dubita del fatto che il Catania, arrivando quintultimo, ma salvandosi, possa fare i playoff. Sì. Però ragazzi... Noi non è che possiamo ogni giorno parlare di queste cose. Intanto vediamo come si sviluppa questo. e poi vi ragazzi. Poi, cioè, no, cioè, perché altrimenti. Facciamo un passo alla volta se, se alla Lega ci dicono delle bugie, vuol dire che alla Lega sono bugiardi. Ecco, che, che, cosa, che cosa possiamo dire? Più di questo, ma non solo a noi, lo hanno detto a noi sì, e, a, sì, e anche ad altre vero, testate, vero, vero. perché si sono informati tutti i colleghi. Ci siamo vero. informati per primi noi, però poi sono informati i colleghi eh, di Catanista, di Chance Bet News, ovviamente, eh, ovviamente. tutti gli altri. Che Fare informazioni e tutti hanno avuto questa risposta: vuol dire che eh, se non è così, vuol dire che anipigliano in giro a tutti i paesi. Quando prendiamo in giro questi catanesi che, 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 che non ci stanno simpatici e <ride> ci diciamo che magari arrivano quind'ultimi, si fanno i playoff, play e poi appena arrivano da arrivano quind'ultimi si salvano e ci dicevano no, per lui, voi no, per voi no, per voi playoff. No. <ride> Va bene, Giovanni Stazzeggi dice che tornando al comunicato di Grella, i tifosi ci sono sempre stati. Sono i giocatori che non sono quasi mai pervenuti. Sono d'accordo. Ma anche yeah. sulla base di scelte errate da parte della società. Su quello ieri, bisogna. Ieri vi ho sentito parecchie voci erano su questa linea, vi ho sentito con tu e Piero. Sì. Davvero in tanti erano le voci concordi in questa, su questa linea. Va bene, allora a questo punto caro Vincenzo io andrei sulla Sicilia perché poi abbiamo la prima pausa pubblicitaria, ci sono veramente una, una marea di messaggi, dobbiamo chiamare anche il grande eh, Francesco La Rosa che già mi sta chiamando. anzi facciamo una cosa. Sì. Prima di andare, cominciamo a leggere i titoli della Sicilia perché dobbiamo chiamare il magico la rosa okay. assolutamente. Oggi a Marcorde, perché si parla de, dell'intervista con Robertino Manca, eh, mai dimenticato dai tifosi storici, eh, l'organico a grande potenzialità, mai in campionato, si inceppa. Catania Messina, vi racconto un gol leggendario. Nel 99, con quella realizzazione all'ultimo minuto, eh, conquistammo la promozione in Serie C1. Dopo 25 anni, tempi e obiettivi sono diversi. Ma ho fiducia, nelle, ehm, ho fiducia nella rivalsa di punte come Costantino e Marsura, che evidentemente Manca conosce bene. Poi il titolo, ieri è uscita l'ufficialità: Stop alla trasferta per i riposi ospiti. Ma ce lo aspettavamo perché esattamente. L'altro piatto della bilancia sì, di quello che è successo sì. Nel data. frattempo noi salutiamo il mitico Francesco La Cosa. Ciao Francesco. Francesco. Non sentiamo Francesco. Eh beh, c'è qualche solito problemino che ora tu ottimizzerai. Se, è sempre il solito problema. Eh sì, Francesco sì. non ti sentiamo. Vabbè. Beh, eh, forse vediamo Forse di, devi rilanciare la chiamata. Vediamo, vediamo di ottimizzare. Comincio ad approfondire. Eh, partirei proprio da questo stop. Uh, tifosi del Messina che non potranno assistere alla gara in programma domenica non è una notizia che sconvolge il provvedimento era nell'aria, motivi di ordine pubblico vieteranno la trasferta del sostenitori Gella Rossi a Catania provvedimento che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi ma già trapela notizie in questo senso si va verso un Catania Messina accessibile a tutti i tifosi del vista l'importanza della gara uh, in termini di classifica uh, non è difficile ipotizzare un pienone nonostante il rendimento imprevedibile della squadra in campionato. Il tecnico Michele Zeoli ieri ha diretto allenamento di ripresa, eh, potrebbe recuperare finalmente il centrocampista Sturaro, che ovviamente non avrà i 90 minuti, ma potrebbe dare un suo apporto durante la gara. Rientra Furlan dopo la squalifica, ma potrebbe rimanere in panca, cedendo ancora spazio ad Albertoni, portiere titolare a Francavilla. Dopo la squalifica torna... <coughs> scusate pure eh, Cicerelli e, e potrebbe avere spazio nella formazione di partenza o in attacco o nei 5 di centrocampo come esterno da monitorare Teglio assente da tempo eh, ma è difficile che rientri adesso in difesa dovrebbe rientrare a, a tempo pieno pure Curado destinato alla panchina e ci dice Giovanni fino Finocchia che sì. ci aggiorna la situazione vediamo un attimino se riusciamo a sentire Francesco Francesco buongiorno io ci sono. Buongiorno, ok, buongiorno. Adesso risentiamo. Vedi, ha chiamato, ha chiamato lui ah. e quindi sta pagando lui. E quindi il nostro computer riconosce il fatto che paghi Francesco, è tarato. Tar <ride> mentre, se, <ride> mentre quando chiamiamo noi non, non, non si sente, <ride> Max, se per te non sai questo e più di questo, <ride> allora, Francesco, innanzitutto grazie per la, per la, per la chiamata. Eh, ti chiedo immediatamente. No, grazie, innanzitutto volevo dire Innanzitutto volevo dirti che ti saluta Torrente. Ah, sì. ah, il suo preferito. <ride> è, il, è, sì, è uno dei miei preferiti, Francesco, tu lo sai. Quindi... No, fra fatto... fra l'altro è stato esonerato. Ha fatto, infatti ha fatto tutta quella gran cassa per cosa per essere esonerato. È incredibile. Eh, vabbè. È incredibile. La, gente, la gente proprio non ha più chiaro l'obiettivo della vita. Senti Francesco, io ti chiedo subito, al solito, la tua riflessione settimanale sul momento del Catania e soprattutto sulla base di quello che si è visto a Francavilla, magari una, una, una prestazione che dopo, dopo la coppa non ci saremmo aspettati. Max, a me sinceramente gli aggettivi sono finiti, perché ti confesso che in tanti, tanti anni che seguo il calcio, sono veramente tanti, a me non è mai capitato di vedere una situazione di questo genere. Eh, ormai, voglio dire, gli appellativi li abbiamo sprecati tutti di, di incredulità, di, 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 di non consapevolezza di quello che succede nella testa di questi ragazzi. Io in qualche modo posso giustificare la prova di, di Francavilla, in qualche modo, eh, tanto per dire, con il fatto della stanchezza, però anche lì eh, bisognerebbe chiedere al buon Michele eh, Zeoli eh, perché ha mandato in campo gente. Eh, che non, non si reggeva in piedi, vedi Zammarini. Poi mi si dirà che, che per Alta non stava bene, che aveva problemi intestinali. E io ne so qualcosa perché in questi ultimi tempi sì. ho sofferto anch'io di qualcosa di. No, simile. ma sta girando questo eh, virus quindi... in maniera pazzesca esatto. a Catania. Sì, sì. Per cui dico, magari non siamo dentro lo spogliatoio, quindi non conosciamo determinate dinamiche. Però a un certo punto dico io non sono un allenatore, però piuttosto che schierare un ragazzo che eh, faccio l'esempio di Zammarini potrei, potrei fare alti, altri, piuttosto che schierare uno che non sta in piedi, magari schiera un altro anche, anche eventualmente fuori ruolo che magari ti possa dare qualcosa sul piano della corsa. Perché io sono d'accordo con quello che dicevi tu l'altro giorno, abbiamo perso contro una squadra veramente di serie D, una squadra che se, se togli artistico uno col fiuto del gol che si è preso a beffe di Castellini e mi dispiace perché Castellini è sicuramente tra i migliori se non il migliore assoluto della, della nostra squadra e Togli Artistico insomma, è una squadra molto mediocre eppure noi siamo riusciti a fargli vincere la partita ma è una gara che fa il paio con tante altre in questa stagione perché il Catania delle 16 sconfitte che ha fatto eh, credo che ben oltre la metà, circa una decina, almeno una decina le ha fatte contro squadre nettamente al di sotto, certo. però, siccome poi, certo. siccome poi le partite non le facciamo con i nomi, con le carriere, eh, con, eh, con le ambizioni, eccetera. Alla fine tu perdi con il Francavilla, perdi con il Cerignola, perdi con, con altre squadrette e non me ne vogliano. Quindi ora di chiacchiere ne sono state fatte tante. Eh, io veramente aspetto questa partita contro il Messina come una riprova importante e decisiva. Che se mi consenti, Max va al di là anche sì. dell'effetto importante che può avere sulla classifica, perché è chiaro che i tre punti sono vitali e mi permetto di dire, anche determinanti per evitare i playout. Ma io voglio vedere una reazione di questa squadra: una reazione sul piano nervoso, una reazione di una squadra che si deve guardare in faccia. A me non interessa se ci sono dissapori tra di loro, io tutte queste cose non ci credo mai perché eh, ho giocato a calcio anch'io nel mio piccolo e all'interno di uno sfogliatoio, quando si va in campo ci deve sempre essere armonia. finita la partita tu mi puoi stare antipatico oppure simpatico. Per cui io questi, questi discorsi, questi argomenti non li accetto e non li tollero. Loro devono rispettare la maglia che indossano, perché hanno vinto la Coppa Italia e tutti li ringraziamo, ma non, non hanno fatto assolutamente niente. Anzi, aggiungo, vincendo la Coppa Italia, hanno dimostrato eh, di, 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 di non avere un filo conduttore univoco perché non è possibile alternare sotto il profilo della, della densità, della motivazione, eh, della tenuta del campo eh, partite tra quelle con il Padova e quelle con il Francavilla. Non è possibile. Quindi, siccome nessuno di noi immagino, pensi che lo facciano apposta, perché certo. sarebbe veramente terio. E allora, e allora nessuno lo pensa, neanche il più pessimista tra i tifosi mi auguro, però che dimostrino finalmente di poter porre rimedio a questa stagione e di farlo poi indipendentemente. Sai Max, io penso che il discorso poi successivo eh, lascia il tempo che trovi per il momento i play -off, di, di, di andare fino in fondo sono quello poi lo vedremo sono dopo dobbiamo guardare al traguardo più vicino il traguardo più vicino si chiama salvezza no ma a questo proposito essere, essere sì, Francesco a questo proposito io ne ho parlato anche nei giorni scorsi no? anche vedendo un po' le prestazioni di questi ragazzi in campionato è chiaro che devono com come scrivono anche molti tifosi anche stamattina Devono salvarci, devono, devono raggiungere la salvezza, poi tutto, tutto il resto si vedrà. Ma molti di questi stanno dimostrando di non, di, di non essere adeguati, ma non dal punto di vista tecnico, attenzione, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale per una piazza come Catania. Sì, ma infatti, ma poi noi rischiamo, Max clamorosamente di entrare nel business negativo dei primati che tu ti immagini una squadra che vince la Coppa Italia e che poi va a fare i play-out e rischia di retrocedere. Quindi poi le valutazioni che dici tu, eh, io le, le, le condivido anche, poi chiaramente finita questa stagione bisognerà tirare una linea netta e bisognerà cambiare il registro. Io sono certo, certissimo, che la società farà le sue valutazioni più opportune. Perché è evidente che di questo passo non si può andare avanti, perché la società e il presidente Pelligra hanno messo in campo risorse importantissime e hanno dichiarato recentemente, correggimi se sbaglio, che sono intenzionati a continuare su questa strada, perché Pelligra in Serie A ci vuole arrivare, ci vorrà il tempo, ci vorranno gli anni, ma vogliono loro scalare le categorie calcistiche. E quindi chi ci vuole stare bene, peraltro con una società seria che paga regolarmente, eccetera. Chi non ci vuole stare, io sento discorsi assurdi, che sentono il peso della piazza, il peso dei tifosi, il peso della maglia, ma chissà che cosa. Ma insomma, chi non ci vuole stare, che se ne vada da un'altra parte, noi gli facciamo i migliori auguri. Ma la società anche, che si dia un'impostazione giusta, l'esempio della Juve Stabbia o del Mantova, sono esempi che vanno presi, non dico copiati, ma vanno valutati nella maniera giusta. Il Mantova, correggetemi se sbaglio, è stato ripescato dalla serie D. Sì. Ha fatto un campionato che ha vinto a mani basse, prevalendo su squadre molto più quotate, vedi Padova e vedi altre. Quindi bisogna impostare, capire qual è la realtà della serie C, che è una realtà assolutamente differente da quella di un decennio addietro dove magari prendevi giocatori quotati, giocatori affermati e ti facevano la differenza, fare le opportune valutazioni, mettere in campo una squadra in grado di correre, di lottare, di puntare se è il caso sui giovani con alcuni elementi di esperienza, non sono io a dirlo mm -hmm. ma c'è chi è più bravo di me e lo potrà sì. fare. E quindi vedere poi di fare il meglio per l'anno prossimo, sperando sempre che poi, attenzione, noi possiamo andare ai playoff, possiamo vincerli, questo ce lo auguriamo tutti, però ragazzi noi dobbiamo essere concreti, dobbiamo guardare la realtà in faccia per quella che è adesso, è inutile che facciamo voli a dove capita capita, tanto ora ci salviamo facciamo i playoff e li vinciamo, ma chi l'ha detto? Io me lo auguro e ci metterei 100 firme, ma con questa squadra quali sono le garanzie che abbiamo ragazzi? Guardiamoci in faccia per bene. Allora intanto ci dobbiamo salvare. Poi magari chissà questa squadra potrà uh, finalmente attingere a risorse che non abbiamo ancora visto, potrà giocare come ha giocato con Rimini e Pato e Pescara e potrà farci sognare fino in fondo. La realtà di oggi ci dice che dobbiamo fare questi 3, 4, 5, quelli che sono punti. Io penso che... 4 potrebbero anche bastare, o anche tre se gli altri non fanno mirabilie. Però vedi gli altri? C'è il Monopoli che lo, lo, lo posso dire affetuto? Lo posso dire sì. sì per, tutto per tutto il campionato, ora fa tre vittorie consecutive. Lo sappiamo, ragazzi, come va nel finale di campionato. Sì, Poi sì. Si, trovano, si trovano motivazioni bestiali e il Monopoli ti va a fare tre vittorie consecutive. La Torres sembra diventata il Real Madrid. Eh, e quindi lo sappiamo come funziona, non è che sia, siamo nati ieri. E quindi il Catania non deve cadere in questa trappola. Assolutamente, fra l'altro, in questo momento, caro Francesco, mentre tu parli, stiamo visualizzando la tua foto con la Coppa d'Europa. De, con la, con la, con la Mamma là. mia, che c'è? Con la Euro Cup, là, quella che ha vinto l'Italia sì, sì, sì. nel 2021. quindi ma eh, Dov'era? A Palermo in, questo, in questa foto, Francesco? Ehi, ci sei, no, Francesco? Non sentiamo più, Francesco. L'hai fatto tanto emozionare? Sì. <ride> Abbiamo perso? Senti? Sì, adesso sì. sì. sì, sì, sì. No, 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 quella è. All'epoca la coppa fu esposta, sai dov'è quella foto? Eh. All'interno del castello di Motta Santa Anastasia, ah, 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 dove ah. la coppa fu esposta qualche tempo dopo, mi trovavo lì per un servizio per la TV e feci quella foto. Beh, molto bella, Quindi, cioè, perché già, già, sei con una, già, già eri con una coppa... Eri profeta in profeta, profeta perché in hai patria. anticipato la coppa che poi il Catania... Ma tu, ma, ma tu lo sai io sono sempre stato un precursore. Assolutamente. Esatto. Assolutamente. Senti Francesco, invece in, in prospettiva... Messina, no? la, la gara col Messina al, al Massimino, eh, la gara si giocherà a porte aperte. Questo è, è certo al, al mille per mille: e, 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 verrà vietata la trasferta ai tifosi del Messina, quindi ci sarà la possibilità per, i, per, i, per il Catania eh, di avere a disposizione il proprio pubblico. Quindi potrà essere un vantaggio importante. Sì, voglio dire, sarebbe stato grave il contrario no? perché mi pare assurdo io sono sempre per lo sport ai massimi livelli quindi con la partecipazione del pubblico però fare venire i messinesi qua avrebbe significato certo. innescare una miccia così come certo. voglio dire Max eh, a Catania dobbiamo imparare però ancora i, i recenti episodi non ci hanno insegnato nulla io sinceramente ho, ho tremato quando ho visto i petardi lanciati sul campo di, di Francavilla Fontana che gli hanno anche bruciacchiato il campo. Io vorrei, vorrei veramente con tutto il cuore dire ai nostri amici tifosi, ragazzi evitiamole queste cose, perché purtroppo il Catania è nell'occhio del ciclone e quindi una cosa minima quando può essere un, un fumogeno lanciato in campo avrebbe potuto anche fare scattare determinate situazioni. Quindi evitiamole queste cose. Incitiamo i nostri eh, i ragazzi rossazzurri, incitiamoli con la voce, con i cori, con le coreografie. È chiaro che il pubblico domenica sera dovrà fare la sua parte, dovrà essere il dodicesimo uomo in campo come ha fatto benissimo in altre circostanze e i tifosi del Catania lo faranno certamente, ne sono sicuro, però la squadra deve rispondere, la squadra deve rispondere e quindi tutti insieme vediamo di andare a vincere questa partita. Attenzione, il Messina non sarà e non farà la vittima sacrificale. Io mi permetto di dire Giacomino Modica per i suoi trascorsi lo conosco bene, è un bravo allenatore, molto determinato, che lavora molto sulla squadra, sulle motivazioni, sugli schemi. Il Messina verrà qui a giocarsi la sua partita indipendentemente dal punto che gli può servire ancora, che potrà fare anche nelle altre due gare. E poi noi lo sappiamo, al Catania mai nessuno, come è giusto che sia, ha regalato niente. Non ci aspettiamo regali da nessuno. Questi punti andiamocelo a prendere con le, con le forze giuste, con la motivazione, con la determinazione. Non cominciamo a fare calcoli: il Messina ci dà questo e Sorrento ci dà quell'altro, il Benevento no, per no, ci no. dà eh, ancora qualcosa. No, non certamente. facciamo questi calcoli perché andremo incontro a delusioni. Andiamo in campo cercando di fare il nostro ben. dice Vincenzo Grella, il Catania è il destino nelle sue mani e se lo deve giocare con le sue mani, con i suoi piedi, con la sua testa. Non, non aspettiamo risultati concomitanti da altri perché alla fine possiamo andare incontro ad amare delusioni. Siccome il Catania queste possibilità, queste qualità ce le ha, mettiamole in campo. Per un attimo, dimentichiamoci di Francavilla, di tutte le delusioni, tutto quello che volete voi. Andiamo a fare questi punti. Eh, evitiamo i playout, poi vediamo i playoff. Sono un'altra cosa, resettiamo tutto, vediamo dove si può arrivare. però ragazzi, non facciamo discussioni inutili. È il momento della concretezza. Ormai il tempo è finito. Mancano tre giornate, è inutile che guardiamo a chissà che cosa può succedere. Quindi, cerchiamo di essere consapevoli della situazione in cui ci si trova, con grande onestà e con grande eh, perizia e determinazione. Questo è quello che mi sento di dire io. Perfetto Francesco, allora noi ti salutiamo, ovviamente ci auguriamo che domenica contro il, contro il Messina il Catania possa vincere perché poi è quella la cosa più, più importante e ci auguriamo che poi da quel momento in poi la, la squadra possa acquisire diciamo, maggior consapevolezza nei, nei propri mezzi. Eh, noi ci risentiamo poi la, la prossima settimana sperando di poter commentare diciamo, un risultato positivo. Ragazzi, è stato un piacere anche oggi, vi ringrazio, buona ciao, giornata. Ciao, ciao Francesco Bolla. Salutiamo il nostro grande amico Francesco La Rosa. Io saluto anche gli amici di TikTok, caro Vincenzo. Tu che sei Sono divent... attivissimi. Sì, tu sei diventato un TikToker, no? Certo, come no. Tu ce l'hai il TikTok, eh, perché tu sei sì. proprio veramente sempre sul pezzo quindi. io saluto Danilo Motta Angelo Gioieri, proprio mi sì. ricorderai che ti ho passato quel bellissimo commento in sì, spagnolo sì, 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 sì. di quello che diceva che il siciliano è una lingua e te l'ho passato perché tu ne hai parlato pochi giorni fa sì. che il siciliano non è un dialetto ma è una lingua eh, saluto anche Salvatore D'Urso Sebastiano Gruppillo eh, poi Salvatore Zullo eh, salutiamo anche. Che dice che butta faccenda quella del Crotone Adesso ne parliamo. Francesco Zito. Ciao Francesco. Salutiamo anche Cristian. Che addirittura vorrebbe che Pelligra se ne andasse. Quindi, evidentemente ha un'alternativa un a Pelligra. Pronta, pronta, sì. Ha un'alternativa pronta a Pelligra. Salutiamo anche Luca Barbirotto. Eh, che ci chiedeva delle porte, delle porte aperte. Ovviamente la partita sarà a porte aperte quella con il Messina con eh, l'imitazione certo. esattamente salutiamo Joseph eh, che insomma, dice che il Catania non gioca bene ma utilizza altri, altri termini salutiamo anche Carmelo66 eh, salutiamo anche Armando Salvo Ponticello che dice che i giocatori sono senza dignità. poi c'è un tifoso del Messina che ho provveduto già a eh, bloccare ehm, perché è, è un po' monellino. Un po monellino. <ride> ci sono tante trasmissioni a Messina, per forza a Catania deve venire a fare <ride> no, perché poi noi no, 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 non blocchiamo e non banniamo nessuno. Ci fosse mettere, mettere, del Messina, però, Pe però se dire. ci accorgiamo che sono troll che vengono a provocare, è bravo, è bravo. siccome non c'è bisogno di, di, di questo in, in questo momento, eh, salutiamo anche Peppe Fabrizio Romano Benedetto Capone. Ehm, poi salutiamo anche Mario Cavallaro, eh, Maurizio 39 eh, e tutti i Peppe. Ecco tutti gli amici che stanno scrivendo all'interno. C'è anche Enzo. Sono, sono visto male Enzo Gullotto. Ciao Enzo e tutti gli amici che stanno scrivendo anche su. Eh, Insomma, TikTok, anche Alex Reale. Cioè, ciao, ciao Alex. Ben frequentata la piattaforma È molto, Sì, sì. no, TikTok va veramente molto 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 bene. Eh, allora io tornerei un attimino uh, sulla Sicilia, perché poi dobbiamo andare in pausa pubblicitaria sì, Infatti, ancora non l'abbiamo espletata. No, per concludere, perché si, si parlava no, un po' anche ecco, se magari lo, lo sposti un pochettino in modo da fare. Ecco, perfetto. Eh, si parlava anche di possibili recuperi, no Vincenzo, se non sì. ho capito male. Sulla sì, Ficina. si parlava, ripetiamo, si parlava di Sturaro, di cui sì. comunque hai già detto ampiamente in questi giorni. Ma non per i 90 minuti, naturalmente potrebbe dare il suo apporto. Poi rientra Furlan dopo la squalifica, ma potrebbe restare il titolare Albertoni. E poi ancora altra squalifica, rientro per Cicerelli, che potrebbe avere spazio sia in attacco sia nei 5 di centrocampo come esterno, in base al modulo. Da monitorare Teglio, assente da tempo, difficile che rientri adesso. In difesa rientrerà pure curato ma destinato alla panchina. Questi sono i nomi fatti. E poi ieri è stato ripreso l'allenamento perché il Catania è stato... Quindi in teglio, teglio, Teglio da monitorare. Da monitorare. ma ri, Assente da tempo, difficile che sì, rientri adesso. Sì, no, col, me, col Messina mi pare un po' difficile che mm, possa... Mm, mm, Mentre Sturaro ci sarà, no? Sturaro anche se non a pieno... Sì disposizione ma potrebbe dare un suo più altro, o meno le notizie che diciamo che avete già anticipato sì. ieri e sì. l'altro ieri sì assolutamente e poi ieri Michele Zeoli ha diretto l'allenamento in ritardo di un giorno come sappiamo perché i ragazzi sì. sono di rientrare in Pullman sì per via di una cancellazione di volo si sì, era stato cancellato il volo quindi sono sì. dovuto tornare in pullman quindi e... con un aggravio di stanchezza e questo gli ha fatto saltare un giorno sì. E vabbè, magari sono riposati magari, eh, magari ha, fa, ha, fatto, ha fatto bene <ride> magari, non, non lo possiamo sapere in <ride> infatti, questo momento infatti, poi da venerdì andranno, andranno in ritiro e poi c'è il fatto del ritiro Sì, da sì. venerdì infatti e, me, mentre c'è anche un se non ho capito male un uh, trafiletto sui fatti di Crotone no? su Crotone no, c'è un bell'articolo sì. abbastanza congruo dove si parla di, un, di una vicenda che è già comunque la ripetizione di quello che è avvenuto circa due anni fa, no? sì. sempre per analoghi motivi, insoddisfazione del rendimento della squadra. Qua il pretesto è la sconfitta con l'ultima della classe, no? Sì. Col, no con l'ultima, sì, con l'ultima, col Brindisi, sì. eh, per cui quattro giocatori del, del, del Crotone sulla spiaggia con le loro famiglie sono stati raggiunti da una decina di scalmanati sì. prima a parole e poi addirittura pare si sia passati ai fatti abbiamo capito non ci che sono state... anche armati di spranghe qui non è, non è specificato sì. però non ci sono stati per fortuna ricoveri in ospedale, ricorsi al pronto soccorso naturalmente tutto stigmatizzato dal, dal, dai, dai dirigenti della società e anche la voce del sindaco e dell'assessore allo sport del, del capoluogo questa è la dimostrazione che ovviamente, sì. cioè, no, perché molti pensano che solo a Catania possano accadere dei fatti del genere, purtroppo sì, la, sì, la, la realtà sì. è quella. Sì e ripete un episodio avvenuto due anni fa in occasione della recitazione dalla BLC sì. quando dei tesserati che con le loro famiglie erano in una, una giostra lì accanto, in un'occasione di una fiera furono anch'essi insultati e schiaffeggiati da, da alcuni tifosi cosiddetti. Alcuni amici su YouTube dicono che, se, che secondo loro Grella, si, o la società in generale, si dovrebbe far sentire di più in lega perché, per esempio, Perinetti a un certo punto ha cominciato a lamentarsi e nelle ultime due partite: l'Avellino ha vinto, eh, ma con rigori, dubbi, espulsioni e cose del genere. Quindi. Eh, mentre il Catania obiettivamente qualche torto lo ha, lo ha ricevuto. In, eh, magari non nell'ultima partita, ma così in generale nelle ultime partite di, di, di campionato. Non lo so se è la, 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 la via logica. Non lo so, se magari si ottiene qualcosa pressando, perché poi che cosa, che cosa gli dici? Cioè, sì, si tratta di una telefonata, di, oppure ci si va, mm. si viene ricevuti, ma alla fine cosa, qual è la contropartita? Eh. C'è una contropartita effettiva per cui una società... No, pubblica... Perinetti ha pianto proprio in diretta, ecco, ecco, <ride> ecco, ecco, dicendo che la detto... Sì. Conoscendo Grella mi pare assai difficile. Sì, assolutamente. In pianto in diretta no, mi pare assai eh, difficile. Eh, diciamo che Grella <ride> da questo punto di vista è molto signorile. quindi no, non... no, no. La plombe è a plombe. Cioè, Mario Carnazza ci continua a dire che secondo lui il gol di, di artistico è in fuorigioco, però noi non abbiamo la, la certezza che questo possa essere. Mario... Eh, no, non ci sono delle immagini chiare secondo le quali Artistico fosse in fuorigioco Beh, in ogni caso ha pienamente buggerato i nostri difensori sì Quindi, e questa è la cosa grave no, quel, per esempio quello di Rimini eravamo certi che sì. fosse in fuorigioco quello di Castellammare di Stabia era in fuorigioco di due metri quello, sì. te lo ricordi no? Sì, sì, sì. quello di, di, di Francavilla non lo so deve essere sincero lui da dove lo, lo, lo deduce? da un fermo immagine? che cosa ha in supporto? Non lo so che cosa fare attenzione a questi fermi immagini presi dalla TV. Dalla... No, perché quelli... sono falsati assolutamente. Eh, ne abbiamo esperienze passate. Bah, Saluto anche Natale Davide Prestandrea su Facebook. Eh, Giancarlo Platania dice che Teglio: secondo lui, non vedrà mai, il, il, mai più il campo per questioni comportamentali. A quello che abbiamo capito. Giancarlo eh, potrebbe essere recuperato. Magari, magari per gli eventuali stiamo parlando eventuali. di mol, molto eventuali playoff perché per adesso bisogna pensare alla, a, salvare, a salvare la stagione sì. però non, non, lo, non lo sappiamo uh, certo, beh, vediamo. certo fra i tanti acquisti era stato quello più così più incerto da parte nostra no? parlando soprattutto delle doti del, del ragazzo un po' così un po' Borderline con i comportamenti esemplari. Salvatore D'Alocchi fa una considerazione molto interessante su Facebook: dice che praticamente le squadre sotto di noi, escluso il Monopoli, giocheranno prima, prima del Catania. Quindi, questo potrà È essere un vantaggio. vantaggio. Sì, questo potrà essere un vantaggio, sono d'accordo. risultato Salutiamo Graziano che dice: il gol di Artistico è regolare. Telecontrollo ha fatto vedere con un fermo immagine che Artistico era in posizione regolare. Gente che si appiglia ancora ad aprile. Io devo essere sincero, Graziano, non, non l'ho vista questa cosa qui, però posso anche essere d'accordo. Cioè, tanto poi che cosa cambia? Cioè, alla fine il, il risultato è quello. Però non appigliamoci a queste cose qui, eh, lo dico anche all'amico Mario, non, non appigliamoci a queste cose qui. Il Catania ha, ha disputato una partita ignobile sotto il profilo tecnico e agonistico a eh, Francavilla Fontana, che un tifoso del Catania non, non si può. merita e non può accettare. Io veramente sono rimasto delusissimo perché io non me l'aspettavo. Io, dopo la partita di Coppa, pensavo che a Francavilla il Catania facesse una gara seria, una gara, una gara solida, no? Sono rimasto delusissimo, delusissimo. Quindi, tutte le critiche, Mario, che in questo momento i tifosi del Catania rivolgono alla squadra sono assolutamente legittime, anche quelle più dure. Perché, perché purtroppo no, cioè è inaccettabile quello che si è visto a Francavilla. È inaccettabile. Cioè una, squadra, una squadra come il Catania non può perdere a Francavilla Fontana in quelle condizioni. Mi dispiace, mi dispiace dirlo. Tutto, tutto dipende dall'approccio che hai sin dal primo minuto di gioco. No? Perché se tu dal primo minuto di gioco pensi a contenere l'avversario, che cosa vuoi che Di Buono possa uscire? No? Prima o poi ci sarà l'occasione. Tra l'altro, con un centravanti attivissimo come artistico. Bravo nel girarsi, nel trovare il pertugio giusto, eh, prima o poi ti punisce. No? E questa è stata l'ennesima volta l'approccio di scendere in campo contenendo l'avversario, ma così non si va da nessuna parte. Fabius 46 dice che lo hanno fatto vedere a Corner, purtroppo eh, artistico non è in fuori gioco perché Monaco lo teneva in gioco, quindi se, se, se gli amici di, di Corner, di Telecolor, hanno le immagini... Ah no, allora, frame. Quindi, eh, però, ripeto, eh, anche secondo me è, 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 è un gol regolare, no? Sì, sì. sì. Eh, però dico, non, app non appigliamoci a queste cose. Cioè, il Catania, anche qualora Artistico fosse stato in fuorigioco, no? Okay. Ma il Catania ha giocato in maniera ignobile, non ha fatto un tiro in porta. Non, non, non è giustificabile, no, anche, no, se no. anche se poi tu hai un episodio sfavorevole. In questo caso pare che invece fosse assolutamente regolare il gol. Però dico. No, non, si non si possono giustificare prestazioni del genere, anche se anche, anche con un arbitro, e, e secondo me l'arbitro è stato normale in questa partita, non è che abbia inciso in maniera, no, no. ma anche con un arbitro magari pena penalizzante, ecco, quel tipo di prestazione non, non è giustificabile. Certo, Quindi... se parliamo dei sei, potremmo anche dire se Artistico non prendesse il palo e facesse gol. Eh... Se parliamo dei sei. Eh, sì, perché poteva cosa. segnare anche nel primo tempo. Allora, eh. andiamo in pausa. Pubblicitaria e ci risentiamo, Cagusanza, fra pochissimo. Quindi rimanete con noi. Tradizione, buon cibo e tanta qualità. Gusta i sapori del ristorante.x. Carni selezionate per piatti unici, pizze con impasto siciliano a lunga maturazione, impasti al camut ai 7 cereali e pizze senza glutine, realizzate con forno, attrezzature e personale dedicato. Prova il nostro apericena. In più panini e tante frivolezze in ampie sale interne ed esterne. Punto X, ristorante, pizzeria, American Bar, a Nicolosi, via Etnea 93 095 79 103 62. Cerchi un mutuo per comprare casa, necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Plataglia, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso l'Agenzia. Agenzia Chiron, all'interno della Galleria Bellini, in Via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite Agenzia di Mediazione Creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che, le vedi, cose che vedi cambiano. iTech Outlet gli unici specializzati nella vendita di pc fissi notebook stampanti e smartphone ricondizionati pari al nuovo garantiti fino a 3 anni vasto assortimento di iphone ipad e macbook tutti rigorosamente ricondizionati inoltre puoi decidere se permutare il tuo vecchio dispositivo o semplicemente venderlo con pagamento immediato iTech Outlet ti aspettiamo nelle due sedi di Catania in via Monserrato 26 e in piazza Stesicoro 9 maggiori info 095 16 93 95 66 pianeta catania Catan, la voce della passione rosso azzurro e allora rieccoci qua a carosanza sempre in diretta dalla piscina della playa in compagnia di max licari e del mitico vincenzo anna eh, ci sono tantissimi messaggi anche su whatsapp caro vincenzo al 347 73 20 200 sulla gazzetta dello sport al solito non c'è assolutamente nulla vediamo se nel frattempo possiamo avere qualche notizia dal Corriere non bah, lo so eh, ieri comunque il Corriere ci ha confutato la nostra tesi almeno sì, quella sì, sì. <ride> Si parlava Beh. del miracolo Juve Stabia, naturalmente, sì, sì, in quella pagina. Sì, sì, sì. A proposito di Juve Stabia, è una cosa bellissima come quel eh, Guarracino, sì. classe 2002, una cosa bellissima. Questo ragazzo praticamente è stato capitano continuativo e gli hanno dato la possibilità in una gara di Coppa Italia, adesso non ricordo quale quest'anno, a partire dall'Under 15, a partire dal Vivaio, è stato sempre capitano, sempre con la maglia della Juve Stabia. Quindi, under 15, under 17, berretti, e quindi in prima squadra gli hanno dato la possibilità di vestire un giorno la fascia di capitano per avere questo record impressionante. No? Quindi, un talento di 22 anni a disposizione di questa squadra. Con sì. un'età media di 23,7, come tu hai 23 più volte detto: 23,7 è un secondo me un caso da seguire questo questa sì, USB, sì, no? sì. poi bisogna vedere in, in serie B come si sviluppa il la perché lì la sa situazione... tante volte è arrivata sì. in serie B con dei mezzi miracoli Però questa è... volta proprio con una squadra giovanissima. Però questa volta è stata una, una sorpresa assoluta. E sono andati in, in, in B meritatamente, ah, no, perché di come dice Graziano dalla prima giornata sono in sì. testa? No? Con dei ragazzini, sì, sì, sì. infatti. Eh, sconosciuti fra l'altro no vincenzo sì, sì, sì. quindi quando si dice ragazzi, ragazzi non esiste una ricetta univoca oh, chiaro, per... chiaro 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 quest'anno era per, per la juve stabile dai giovanissimi e non per il catania degli espertissimi <ride> sì, esattamente <ride> così ha detto io mi auguro no vincenzo eh, che anche questa, questa stagione tremenda in campionato ovviamente no? eh, sì. possa insegnare a livello progettuale al catania che ovviamente dovrà strutturarsi in maniera diversa ne abbiamo parlato tante volte certo, il direttore sportivo certo. poi certo. bisogna vedere che direttore sportivo viene certo. eh, le nuove figure in società dal punto di vista amministrativo eccetera eccetera che però ehm, no, non si può vincere in questa categoria solamente con i nomi ci vuole anche gente che corre i nomi ci vogliono ci vogliono quei, soprattutto in una piazza come Catania ma anche come Avellino fanno, ma... fanno gola sempre. I, i, i 5 sì. 6 diciamo senatori gente che ha fatto la serie a la serie b che, che piace, ti dia piace. perché è una, piazza, no, è una piazza calda una piazza sì. che anche dal punto di vista della comunicazione che vuole anche dal sì, sì. punto di vista della comunicazione della personalità che diciamo, è importante avere dei giocatori che possano fare da, da, da punti di riferimento, però poi ci vuole gente che corre, ci, vuole la, ci vogliono i ragazzi della Juve Stabia, perché altrimenti non vinci. Non ha vinto nemmeno l'Avellino con i nomi, non ha vinto nemmeno il Benevento con i nomi. Assolutamente. E il Crotone praticamente è, è in zona playoff, ma ha fatto un campionato molto scarso. Quindi, e ha grossi nomi anche il Crotone. Senza eh. cioè, quindi eh, non, non, è quella la, non è solo quella non è solo la strada. Vero, quindi vero. a gennaio non si è fatto bene, perché si sono presi troppi nomi, troppa gente che poi in campo non, non rende. Eh, non era pronta nemmeno emotivamente Ne, ne bastano due o tre, ecco. Cioè, per esempio Sturaro, se sta bene, ovviamente, se sta bene. Ha un senso. Può avere un senso, ma Sturaro è, è, è un altro, non 11 Sturaro, certo, ok? Certo. Perché no, non funzionano in, in Serie C quindi Sturaro, Di Carmine, e poi fate voi tutti gli altri. Tutti insieme, non vanno bene. Va, 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 va bene Sturaro con qualche altro, Questa... e, e poi però ci vogliono ragazzi che corrono, che comunque abbiano qualità. Sì, Attenzione sì, perché sì. poi ci vogliono anche ragazzi di qualità. Per esempio, il Maffei della situazione: certo, no? l'anno sì. prossimo, se il Catania non lo mette in campo e, lo, e, e, e ne fa quasi un capitano come Castellini, perché, certo, non certo. abbiamo concluso niente no. perché quello è uno dei migliori leggevo anche da, da, da Fiorenzuola no? le, le, le recensioni a Fiorenzuola è considerato uno dei migliori esterni sinistri del campionato certo eh, si sì, 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 cioè, sta giocando benissimo tutte le partite cioè, se tu non prendi questo e gli dici celli no perché per, per <ride> celli attenzione no? o fate voi qualunque altro sì, al sì, giocatore sì. perché potrebbe venire anche un altro attenzione non, sì. per, non per celli cioè, noi, noi abbiamo uno dei migliori giovani della categoria e non lo facciamo giocare? E cioè noi, noi dobbiamo puntare su quello. Questo è il progetto. Questo è il progetto. Certo. Quindi eh, io mi auguro che questo possa, possa, possa avvenire l'anno prossimo. Cioè, possa aver insegnato qualcosa la, il campionato di, di quest'anno. Cioè, Castellini, Maffei. Tutti questi ragazzi devono andare in campo e costituire l'ossatura della squadra, poi gli metti lo stuaro della situazione, poi gli metti il teglio della situazione. Teglio non, non esageriamo perché pare che non sia una, una strada che spunti, però dico i giocatori di, questa, di, questa, di questo valore, di quel, sì, quel calibro, di, sì. quelle, di quel calibro anche di esperienza. Ma sì. il resto della squadra deve essere composto da ragazzi bravi. Che non abbiano problemi fisici che non ab e che corrono per tutto il campionato così tu li, li vinci i campionati. Il, io ho visto il Mantova. Il Mantova ha, ha sì dei giocatori di esperienza. Eh, per esempio, c'è questo Burrai che veramente ha fatto un campionato eccezionale. Però poi ha ragazzi che corrono. Il Cesena ha giocatori di esperienza, ma ha 5-6 ragazzi della Primavera. Ha 5-6 ragazzi della Primavera che ora valgono un sacco di soldi. Bravo. Infatti. E questa è la, la, cioè, la strada che, che, che bisogna seguire. Questa è la strada che spunta assolutamente. però eh, vorrei sottolineare una cosa: non è una strada se, che spunta questa se, ma così, se, al... se noi a gennaio eh, scusa, se noi a, in estate, eh, una, una volta che, che la società magari imposta un lavoro del genere, cominciamo a dire: ah, ma chi si non uno spendere, ah ma stanno spendendo quando, quando è un budget? 2 milioni? 1 milione bravo, e mezzo 3 milioni. Ma a Catania se non si spendono 12 milioni non si può andare non si, contenti, in serie, non non si, si può andare in Serie B. Ah, ma allora vuol dire che se ne stanno andando ah hanno puntato su questi 4-5 ragazzi allora vuol dire che non vogliono fare la squadra per Sono salire se cominciamo a dire queste cose a ragionare in questo modo non abbiamo capito assolutamente nulla ci cioè, diciamo questo non ci ha insegnato niente sì, sì, sì. perché hanno preso tutti i giocatori diciamo da piazza di Catania cioè tutti i giocatori col nome tutti i giocatori affermati e gente, da soldoni gente, gente da soldoni. che ora, prende soldi gente che ha fatto la serie B sì. se, gente che ha fatto la serie A e siamo in zona play out mm -hmm. Io vorrei dire questo, mi permetto di dire questo. No, 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 Almeno quest queste cose ci devono insegnare qualcosa. È corretto, è corretto. Va bene. I giovani vanno innestati e vanno curati di minuto in minuto. Cioè non si può avere il rimpianto a fine campionato di non aver messo nemmeno un giovane di gamba in squadra, né pensare che possano entrare metà squadre di primavera in corso di stagione. I giovani vanno individuati e addestrati insieme alla prima squadra e quindi resi utili al servizio della prima squadra salutiamo Domenico Di Guardo eh, che dice eh, bisogna, bisogna risorgere dalle, dalle ceneri del, del Catania, è nata la nuova società che ha vinto questa, questa Coppa Italia eh, che comunque è un trofeo importante che è stato messo in bacheca però adesso bisogna continuare su questa strada, saluto Marco sì. Traina che ci parla di Giovanni Leoni che sì. eh, è un ragazzo che ha segnato Della Sampdori, sì. sì che ha seg non è il nostro Kevin Leone no, no. No, no. questo ragazzo che è un 2006, età 17 anni è sì, stato sì, mandato sì. in campo da Pirlo domenica scorsa sì, 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 sì. e ha segnato eh, un gol eh. quello che dico io, ma perché non lo conosce nessuno, perciò è, può, può arrivare quel classico momento dove questo ragazzo si trova solo davanti al portiere se poi ha quel minimo di competenza di tecnica Riesce anche a fare il gol e ti ribalta una situazione. Dal sono un sì, da Palermo, se non male, quello che ho detto sempre io. Per esempio, per Privitera, chi lo conosce, Privitera come gioca. L'avversario che lo prenderà in, in consegna non lo conosce, non sa se si muove da destra, da sinistra, se affonda. Se... E questo può diventare un vantaggio, certo, qualora sia un ragazzo efficace salutiamo Fantapeppe che giustamente dice che eh, Torre del Grifo ha bisogno dell'impianto fotovoltaico ma assolutamente ma certo, quando parliamo certo. di, di, dei famosi 10 milioni si parla di, di anche, 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 questo, di questo. anche di questo lo vogliamo ascoltare? Il, lui, mitico, il mitico papero immediatamente così buongiorno caro Sanza buongiorno buongiorno. Buon giorno, Max, ma buongiorno e qui resta di salutare tutti quelli Poveracci, che sono convinti che il Catania sia riuscito a rinforzare l'inserimento? Pazienza, ognuno ho un'opinione, non so cosa ci guadagno. Ma comunque, male che vada vale il Catania le di C, no? Il prossimo anno, perché il nuovo si ha detto tre anni, giusto? E quindi, vendo una coppa che non credo che possa non soddisfare la stagione ma comunque è chiaro che noi di forse vogliamo che il Catania sempre vinca che non faccia quelle prestazioni così sciolto a tal proposito scusate il ritardo ma questa mattina il cucù ha fatto le bizze e pazienza ah Zio Vincenzo comincia, comincia a preparare la rebelle playoff e playoff playoff ai playoffanzia bravo d'accordo Messina sarà Vittoria Vittoria sarà Bah, okay. Si gioca a Catania, non a Messina, però diciamo che la cosa bella è che stamattina il Papero ci ha inviato una sua foto in cui. Insomma, la, la didascalia è questa sì, ma c'è chi su beddu effettivamente sì. è una bellissima foto cioè sì, è, sì. è veramente un... una, una bella camicia e jeans sì. è, è veramente un bell'uomo il nostro amico Papero quindi, diciamo, io penso che anche chi ci segue in, in questo momento sui social possa apprezzare questa, questa foto del Papero che addirittura dice ma c'è chi su beddu sì. eh, io penso che tutti possano pensare Mauro, dai. che lui sia veramente un, un bell'uomo allora e ascoltiamo anche qualche altro nostro amico perché abbiamo cominciato con il Papero ed è importante. Ed è no? bello, ed è bello eh, continuiamo. Caro San Rossa Azzurra, buongiorno da Fabrizio Vecchio Stampo Curva Nord. Max, oggi faccio un appello a tutti i tifosi che domenica saremo allo stadio. Dico a tutti, indistintamente, tu, indistintamente tutti i tifosi. Accantoniamo per il momento le critiche eh, alla società, ai giocatori, accantoniamo tutto perché domenica lo stadio deve essere una bolgia, domenica dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo come abbiamo fatto sempre, ma domenica ancora di più perché si deve conquistare questa vittoria come i chiesi deve conquistare questa vittoria. Io ci credo. Ragazzi, sempre comunque Forza Catania. Ma buona giornata a tutti. Salutiamo il nostro amico Fabrizio, andiamo avanti. Eh, buongiorno Max buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Eh, una mia considerazione. Eh, io mi sembrerò a passo quello che sto dicendo, però perché il Catania per domenica, proprio per domenica, nella situazione è molto molto difficile non farà un terzo tempo a fine gara con tutti perché alla fine il calcio è una festa lo so c'è una posta in bagno pazzesca giusto però secondo me si darà un segno pazzesco a tutti a tutti quelli che, che no, per noi siamo scomodi guarda che guarda, non, è, non è una cosa una sciocchezza che sto dicendo ma secondo me come fanno nel rugby è giusto che anche nel calcio si mettesse questa cosa non lo so, eh. mi è venuto così stamattina e ci pensavo, ho detto ma perché? Una partita di calcio, soprattutto il Messina, eh, siciliana, eh, cioè alla fine è una partita di calcio. Eh, può andare bene, può andare male. Ripeto, io sono uno, uno che ha 50 anni che vado allo stadio, sono un passionale per te scoprire Perché non si fa questo? Guarda che sarebbe la cosa più bella che c'è abbracciarsi a fine gara con tutti, con gli avversari con Emma Russo, con cioè, no, non sto scherzando, è una cosa che, che a me farebbe molto molto piacere. Con questo io chiudo e vi auguro una buona giornata. la Salvo Culletta. Salutiamo Salvo Colletti è un messaggio, diciamo, bello, di, bello. di amore universale. Assolutamente eh, sì. Però io devo essere sincero. Certo, dovrebbero concordarlo le società, Certo. certo. Mm -hmm. No, ma mh, soprattutto per quanto riguarda Emma Usso. Io devo essere sincero, mh, Emma Uso a Catania. Non, non ha. Non ha, cioè io non lo ricordo: non, non ha inciso, non, non... Sì. è come se non avesse mai giocato a Catania. Quindi, non capisco quest tutta questa ansia di rivalsa di questo ragazzo. Sinceramente, per me, praticamente è come se fosse il nulla, lo zero assoluto. Ma non perché non sia un buon giocatore, ma perché a Catania non, non lo ricordiamo, non ha fatto nulla. Quindi che faccia la sua carriera in, a Messino dove, dove, dove vuole lui non, non c'è nessun tipo di problema però non capisco quest'ansia di rivalsa nei confronti della piazza nei, veramente non, non, lo, non, non sappiamo nemmeno chi sia cioè, questa è le, la, la realtà delle cose no? ma detto serenamente non perché perché è la verità perché è la realtà delle cose cioè, non, non, non ha mai giocato a Catania sostanzialmente quindi non, non, non capisco tutta questa Tutta questa situazione relativa del Mausso, cosa, posso capire, un giocatore cioè si tratta di un, di un modestissimo giocatore di Serie C che, che ha fatto un gol all'andata, ma ci hanno segnato un sacco di giocatori modesti di Serie C no? al Catania, no? ma, ma, tantissimi, ma, ma tantissimi, quindi non è, non è il primo e non sarà l'ultimo. Ecco, infatti, quindi. infatti però l'idea di un terzo tempo è molto bella. Tullio Camilleri dice che il nostro amico Salvo Culletta è un illuso ed è fuori dal mondo perché dice che il terzo tempo purtroppo nel calcio non, eh, ci hanno tentato qualche, qualche tempo fa, ma non, non ma è non si, Intanto se non si parlano le società non si può... Ma, ma si dovrebbe cambiare completamente mentalità, è molto molto difficile, molto molto. Buongiorno Carusanza, volevo ricordare appunto, a parte che la società esiste da meno di due anni che siamo in Italia, ma soprattutto in Sicilia, a Catania, e quindi sappiamo la lentezza della burocrazia, che è italiana, più quella siciliana che è abbastanza particolare. Forza Catania e teniamo duro. E ci vediamo a fine stagione, vediamo poi facciamo i conti alla fine. Ciao ciao, grazie. Salutiamo il nostro amico Antonio. Abbiamo anche un messaggio del nostro grande amico Miloto che dice che una delle tante motivazioni che dovrebbero suscitare un pizzico d'orgoglio nei calciatori del Catania è che a fine stagione il loro valore economico crollerà inesorabilmente. Dice il, dice loro, il, il Miloto. A proposito di questi discorsi sui regolamenti eh, letti o non letti, eh, mi viene in mente eh, l'esame a giurisprudenza di diritto romano? C'era un bravissimo e simpaticissimo e sicilianissimo professore, eh, il professore Nicosia, un mito, che eh, quando uno si cominciava a, ad arrabbiarsi sugli specchi per, dire, eh, per cercare di rispondere a una sua domanda, interrompeva e diceva, per esempio a me, Tropea, leggi che dici? <ride> A chi dice il regolamento che cosa dice? Un abbraccio a tutti. Salutiamo il nostro amico. E, auguri, uh... e tanti auguri a Lorenzo che con la Cavese hanno vinto la promozione. Eh, eh, ma adesso... È stato uno dei cavalli sì. del ritorno, perché sì. lui è arrivato a gennaio sì. eh, a cavano. Eh, a... È stato uno dei più. Continui sì, più ha, vabbè, ha, fatto, bene, sì, ha fatto benissimo come vabbè, so, ma non, non avevamo dubbi, basta che lo mettono a fare quello che sa fare, ma che ruolo ha fatto il... sempre terzino sinistro, sì. però con continuità certo, senza, certo. senza giocare i ruoli assurdi, e senza far giocare al suo posto, centrocampisti, come era a Messina. Eh, ma è, è di proprietà adesso della Cavese eh? oppure è di, del sì sì sì, sì perché è eh, giusto ha dovuto, indici giusto, giusto certi certo, 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 certo. certo. quindi vediamo poi l'anno prossimo come continuano eh, eh, abbiamo uno, questo messaggio che dice società un divaga nelle scelte tecniche giocatori e coach nella composizione dell'organigramma societario delle strutture campi eccetera ciò comporta conseguentemente il fallimento attuale. Anche frange di tifosi hanno messo il loro mattoncino dice Antonio eh, per quanto riguarda appunto eh, la situazione attuale del eh, Catania. Abbiamo un altro messaggio vocale. Ragazzi, buongiorno. Ciao Vincenzo, ciao, ciao. Max, Salvo. Io capisco che giustamente voi dovete fare il programma, dire tutte queste cose per aggiornare, per aggiornare diciamo, i tifosi, ma, cioè, ma a noi cosa interessa Max? Se Sorendo deve, deve andare ai playoff, se Messina deve andare ai playoff, noi dobbiamo prendere i punti e noi ci dobbiamo salvare, questa è la, la, questa è la cosa più importante, non ci interessa noi né, né Sorendo né Messina, cioè di nessuno. Anche noi ci dobbiamo prendere questi punti per salvarci, quindi non c'è nessuna. La motivazione ce cioè, la deve avere Catania, noi questi giocatori in queste tre partite devono dare l'anima, Max, l'anima devono dare. Cioè, non, ci, non, non ci mettiamo in mente perché ora la classifica, il, i, i, tre, i tre incontri che dobbiamo incontrare sono, sono difficili. Difficili non è niente difficile non è niente se uno vuole il difficile, difficile non è niente questi ragazzi questi giocatori devono andare a prendere a prendere sette punti basta sette punti e non c'è altro e con questo chiudo e un abbraccio a tutti salutiamo salvo anche se andrebbero anche se andrebbero bene ma ha perfettamente ragione però quello che, che noi Cercavamo di far comprendere che non è che qualcuno possa pensare che il Catania in queste tre partite possa trovare delle formazioni da solo in campo? Ecco, no, delle formazioni, no, diciamo, no, questo era il sen, costrutto sen, senza motivazioni. Questo, era questo il costrutto era, del discorso, era, era solamente questo. Andiamo in pausa pubblicitaria. Punto X Delivery. Via Canfora 78 Catania. Tradizione, buon gusto e tanta qualità da gustare direttamente a casa tua. Chiama Punto X Delivery 095 81 78 851. Un ricco menù per tutti i gusti. Pizze con impasto siciliano a lunga maturazione. Impasti al camut ai 7 cereali, preparate solo con prodotti di qualità, anche senza glutine. Realizzate con forno, attrezzatura e personale dedicato. Punto X Delivery. Catania, in via Canfora 78. Un mutuo per comprare casa? Necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati, presso l'Agenzia. A Chiron, all'interno della Galleria Bellini in via del Bosco 16D agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazione creditizia con numero M39 sono i dettagli che fanno la differenza non privartene per il tuo benessere visivo ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania Ottica Italia, Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che, le vedi, cose che vedi cambiano. iTech Outlet, gli unici specializzati nella vendita di PC fissi, notebook, stampanti e smartphone ricondizionati pari al nuovo, garantiti fino a 3 anni. Vasto assortimento di iPhone, iPad e MacBook, tutti rigorosamente ricondizionati. Inoltre, puoi decidere se permutare il tuo vecchio dispositivo o semplicemente venderlo con pagamento immediato. iTech Outlet, ti aspettiamo nelle due sedi di Catania, in Via Monserrato 26 e in Piazza Stesicoro 9. Maggiori info 095 16 93, 95, 66 pianeta Catania Catan. la voce della passione rosso-azzurra e allora, ultima parte della nostra trasmissione insieme a Max Licari e al mitico Vincenzo Swan. Allora, ci sono altri messaggi che voglio far leggere o sentire. Per esempio, c'è Mario da Padova che dice: Le squadre di calcio vengono ricordate per le vittorie che restano nell'Albo d'Oro, come la vittoria di Coppa Italia. Tutto il resto sono chiacchiere. Eh, Salutiamo anche Salvo il Tribune B. Ma come mai per non dare vantaggio a squadre? Eh, gli ultimi turni non vengono giocati allo stesso radio? Sì, infatti è una cosa. Perché, in... Perché ormai siamo come dire ostaggio della TV: no? ormai decide la TV <ride> e la Lega si adegua per assicurare il servizio a tutti i campi c'è questo spezzatino sì, sì. che viene proposto no, eh, per, ragioni, per ragioni televisive chiaramente no? quindi per esempio in questa, questa giornata un discorso che vale ancora nei tornei dilettantistici sì. nei tornei giovanili in questa giornata potrebbe essere avvantaggiato il Catania perché praticamente Infatti. sa prima eh... l'esito delle amiche sì. 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 Eh, questo nostro amico ci ha inviato questo foglietto dice, per vincere le tre partite rimaste, proporrei questa formazione molto semplice, ognuno al suo posto, 4-2-3-1. Questo è il nostro amico Nino Bonaccorsi, no? sì. Furlan in porta e Furlan verrà recuperato sicuramente perché era squalificato, no, era squalificato sì. Sì. e quindi giocherà. Bois, Monaco, Quaini e Castellini, quindi difesa a 4, Sturaro e Zammarini davanti alla difesa, Chiarella o Chiricò per alta, Cicerelli. Con Cianci o di Carmine, come sì. prima. E il 4-2-3-1 mi, diciamo, mi piace. Eh, mi essere. piace soprattutto Castellini a sinistra. Sì, anche a me. Oddio, ah. anche nella difesa 3, comunque ha giocato bene a sinistra. No? però, eh, però è, libero, è più libero da pastoie difensive schierato esterno. Ciao Max, ciao Vincenzo, dice Ciccio Lippo. Un appello a tutti i veri tifosi, Macca, Liuoccio, domenica tutti allo stadio a sostenere la maglia e a battere il Messina nel Derbino. Poi tutto il resto mettiamolo da parte. Eh, salutiamo anche questo nostro amico che ci ha mandato un link che purtroppo non lo possiamo. Ehm, aprire salutiamo Bruno Marchese eh, che dice il vero problema di questa squadra è che l'atteggiamento negativo contro il Francavilla lo abbiamo visto uguale in diverse partite del sì, campionato sì, anche sì. con partite giocate in casa poi ogni tanto tirano fuori la prestazione come sì, contro la UST è, è, è vero è vero è vero sono, sì, sono d'accordo sì. con l'amico Bruno sì, 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 detto. salutiamo anche Tarcisio che ci ha mandato questa. Um, I punti da fare. il, come sì, dire, il punteggio. È una fare. proiezione, no? Quindi il Potenza con 6 punti va a 47, il Catania con 6 va a 45, il Monopoli con 6 va a 45, la Turris con 6 va a 43, il Francavilla con 4 va a 37, il Monterosi 0 punti, resta a 28, Brindisi ultimi. Quindi in questo caso. Eh, praticamente la Turris farebbe il uh, play out con il, con il Francavilla, perché ci sarebbero sei punti di distacco. però sono tutte previsioni Ma e pronunciare fra Catania e Monopoli, il Catania in vantaggio sul Monopoli se avessero sì, come, punti. come differenza reti, sì, sì, Perfetto. sì, come, come differenza reti, sì. questo, questo è quanto. Però, però vedremo un attimino eh sì. come come si svilupperà la situazione? perché, ancora, perché si è su sei punti eh, su un totale di nove. Eh, ma non sono. So, no, so, so, no. eh, il il Catania nelle ultime partite ha fatto zero sì, punti, nelle sì. ultime tre partite zero esatto. punti. Quindi, Anziché 9-0. Eh, eh, Antonio Fabiano dice che non è detto che se giochi dopo si è avvantaggiato, dovreste superare mentalmente gli altri risultati. Intanto vediamo che i risultati ci sono, poi, poi se ne parla. Ciao Mattias, ciao Vincenzo, sono Esther. Io volevo dire una cosa. Le tre partite che dobbiamo fare, caro che non sono per niente difficili. Dobbiamo dire solo una cosa. Questi giocatori giovano o passeggiano? Se passeggiano, lo in umano, come hanno fatto fino ad ora. Se giovano, il problema non ce n'è, Se giovano, il problema non ce n'è, Non sono difficili. Stiamo giocando con Messina, stiamo giocando diciamo, vestiamo, con Francavilla, con Mondo Rasciuscia, Popoleggiamo, perché non giocano, non giocavano. Allora la domanda è giocano? Allora la Messina ma mi vediamo direttamente. Ma se non giocano, la messina a macchina come Francavilla. <ride> che cosa stiamo parlando? E poi allora, un'altra cosa che volevo dire a Vincenzo, Lama. tanti anni fa. Eh, anche lo diceva se io non credo alla malafede degli abitri, nemmeno io ci credo. Cioè, ci credevo prima quando ero ragazzo. Ma poi, guardando e guardando, non hanno una malafede. Loro sono dei lavoratori che fanno carriera, quello che gli viene detto lo fanno. Non penso quando ero ragazzo che tutti gli abitri lo avevano con Catania, tutti, ma uno non voleva bene, o a me lo erano simpatiche. No e peccando degli oddi e indecisi perché non abbiamo le spalle coperte. Io ho sempre detto la lo so, perlomeno questo non mi interessa più, per il quello fuori gioco non fuori gioco, io penso che non era fuori gioco, ma dopo era fuori gioco. <ride> qua mi ha fatto ridere, guarda. Perciò, questo è il discorso, ok ragazzi, sempre queste ragazzi. Se giocano, non ce n'è per nessuno. Del, del, del primo tempo, del, del, del girone d'andata, se giocavano, non ce n'erano per nessuno. Ah, certo. okay, salutiamo il grande Ettore, però, monterosi, monterosi sciuscia è qualcosa di. È poesia allo stato puro, no? <ride> Vincenzo. Sì, a, eh, a salvezza raggiunta per l'anno prossimo, Lucarelli potrebbe essere ancora il nostro allenatore, dice questo nostro amico. Non penso proprio, non penso, non penso, penso proprio. che Grella sia rimasto altrettanto sì. deluso anziché sì. anche della persona Lucarelli. No della Ma persona, dell'allenatore Giornalisticamente che... è inarrabile dirlo. Ma secondo me il Catania eh, nelle ultime tre partite almeno due ne vincerà. La mia impressione è che il Catania si è proiettato a un certo punto della stagione. A raggiungere gli obiettivi con il minimo sforzo e massima resa questa è la mia impressione so che è inarrabile giornalisticamente dirlo però mi dà questa impressione a me semplice tifoso eh, ma, ma, ma poi questa impressione però ci sta portando a <ride> Rischiare i play out, eh, noi ci auguriamo che le possa vincere, le possa partire, però non sarà facile, ragazzi. Quindi cerchiamo di rimanere compatti, uniti, e soprattutto domenica allo stadio, aiut aiutare tanti, la squadra, in, in tanti. tanti, in tanti. Buongiorno Max, buongiorno. Max, io mi ricordo che ieri, quando mattina mand mandai un messaggio vocale dove tu l'hai fatta ascoltare fino a metà, non dando il senso dei miei discorsi. l'ho interrotto a metà, non capisco il perché e non si è capito il senso. Riguardo al fatto che per me io non sono d'accordissimo che l'anali abbia strameritato la Coppa Italia. Permesso che io sono il primo ad essere strafelice perché non me l'aspettavo, anzi per come è venuta è stata una cosa che ricordo per tutta la vita. Però Max, come sono anche sportivo io, per competenze di discorso che ieri, ripeto, non mi è fatto ascoltare. Ti dico solo che Catania è stato, io avevo detto che è stato strafortunato perché abbiamo avuto tutti gli episodi a favore, a cominciare dal, dal sorteggio dove il Catania ha avuto tutte le partite di ritorno al massimino. Corrini se ti ricordi a ritorno senza quell'episodio che forse non capitava più di, 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 di Castellini con quel gol meraviglioso dove Catania era completamente sulle gambe quindi eh, in finale all'andata soprattutto sul 2-0 sul Padova il Padova non ha voluto chiudere la pratica già facendo il terzo e quarto gol perché Catania non c'era in campo e abbiamo avuto quella fortuna di trovare il gol di Monaco sul calcio d'angolo se ti ricordi e soprattutto nella finale Max tutti i bisognati da fuori a cominciare dal VAR, perché senza il VAR Catalena non avrebbe mai vinto questa Coppa Italia, a cominciare dal, dal gol annullato al Padova, giustamente che c'era il palo ma dico senza VAR mai, mai sarebbe stato annullato. E abbiamo segnato il gol al 44 al primo tempo, all'89 e al 120 Max. Oltre l'espulsione giusta, ma sempre col VAR. Dico, siamo stati strafortunati, quindi. Poi ce la prendiamo, però non lo so, finalmente la fortuna è stata a nostro favore, però dico, questo volevo dire io, Max. Sì, sì, abbiamo capito e salutiamo con grandissimo affetto il nostro, il nostro amico. Beh, un, po', un po' di fortuna per vincere determinati eh, trofei bisogna averlo. Allora, eh, salutiamo, diamo appuntamento a domani mattina. Ci sarà sì. Mario Licciardello. Mi sì. raccomando, grande Mario Licciardello, quindi puntata scoppiettante. Saluto Vincenzo. Ciao Vincenzo. Grazie a tutti, buona giornata. buon lavoro. Un saluto volta. anche da parte di Max Lica. Che non dimenticatelo mai, sempre, irresistibilmente sempre. Forza Catania. Pianeta Catania, Catan. la voce della passione rosso-azzurra.